Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti a questo nostro incontro dal titolo estremamente stimolante in questo momento eh, di grande attenzione, ahimè, eh, alle malattie infettive. Stiamo tutti vivendo questa, questo periodo che si sta prolungando e che continua a mantenere sempre il massimo della soglia di attenzione in tutte le persone. Eh, io mi chiamo Federico Mereta, con molti ci conosciamo, eh, abbiamo già avuto modo tante volte di chiacchierare assieme di quelle che sono le tematiche sulla prevenzione, sull'immunizzazione e appunto sulla prevenzione vaccinale. Quello che eh, vorremmo fare stasera con tutti i nostri esperti in un modo un pochino diverso dal solito, nel senso che cercheremo soprattutto di chiacchierare in un discorso che sia... Eh, il più possibile partecipato quindi vi do già delle informazioni eh, per chi vuole porre domande eh, conoscerete tutti Zoom ma lo ripeto cioè, eh, si possono fare direttamente su D&R o, o se l'avete all'inglese Q&A eh, che eh, per scrivere direttamente la domanda oppure le potete fare in chat quindi direttamente poi faremo in modo di girare le domande a chi parteciperà eh, quello che vorremmo fare oggi è una sorta di viaggio in questo nostro incontro dal titolo COVID Next Step: eh, abbiamo il vaccino, ma le altre vaccinazioni? Eh, perché? Perché eh, ovviamente, e lo stiamo vedendo tutti: eh, per uscire dalla pandemia occorre sicuramente pensare a quella che è un'accelerazione eh, delle vaccinazioni nei confronti del virus SARS-CoV-2. Ovviamente partendo dagli individui più vulnerabili, ma non bisogna, soprattutto in questo momento, dimenticare anche tutte le altre patologie per cui questi eh, soggetti possono essere a rischio e per, i per le quali il Piano Nazionale Prevenzione Vaccini prevede eh, vaccinazioni molto precise in termini di LEA. Penso all'herpes zoster, penso all'influenza, penso all'opneumococco, difterite tetano per tosse, eccetera, eccetera. Allora, eh, non è che si tratti di trasformare in qualche modo Covid-19 in una possibile opportunità perché ahimè eh, sta facendo davvero davvero tanti problemi. Però diciamo che eh, tutto questo ha permesso di alzare la soglia di attenzione della popolazione ed allora forse anche il momento, anche alla luce di quelli che potrebbero essere le disponibilità in arrivo uh, con il Recovery Fund, che eh, in qualche modo avrà una quota molto importante relativa alla sanità, ebbene eh, può essere un'opportunità per pensare, riflettere assieme, verso un rafforzamento dell'organizzazione e per un miglioramento della cultura vaccinale in Italia. Inoltre, eh, il fatto di incontrare molte persone che magari si sono tenuti lontane, dai dipartimenti di prevenzione eh, negli anni scorsi o che comunque eh, attraverso il medico di medicina generale piuttosto che il pediatra di libera scelta possono avere ancora qualche dubbio, ecco eh, questo può essere anche un momento di verifica che il sanitario può porre anche per le altre vaccinazioni raccomandate e offerte eh, dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini. Cosa vuole essere questa nostra chiacchierata di stasera? Fondamentalmente una sorta di contributo di tanti esperti che poi andrò a presentarvi eh, per fare in modo di definire quello che potrebbe essere un modello italiano in questo senso. Eh, ad esempio sull'intervallo tra vaccinazione Covid e altre vaccinazioni, io ricordo solo avendo letto un po' di eh, letteratura relativa alla politica sanitaria. Eh, che sia gli Stati Uniti come il Canada, il UK, la Spagna e la Germania hanno già preso delle posizioni ufficiali in questo senso ed allora è importante che anche l'Italia abbia una definizione di questo quadro, anche perché eh, e lo stiamo vedendo in termini di comunicazione, eh, la cosa più complessa da affrontare in questo momento sono i dubbi, sono le discrepanze informative. Eh, tante volte con molti dei relatori ci siamo trovati a chiacchierare su quella che potrebbe essere il modello di eh, comunicazione di informazione più corretto. Ecco, sicuramente eh, le discrepanze comunicative, i dubbi che le persone possono vedere sviluppati in base a posizioni che non sono esattamente precise, in questo eh, mi permetto di segnalare anche quella che è un po' la linea del governo che sta entrando eh, in questo momento in Italia con... Eh, la fiducia della Camera, ecco, eh, cerchiamo di dire le cose nel momento in cui sono davvero definite e nel momento in cui davvero possono essere utili per le persone e la popolazione. Solo un flash, tutti i paesi richiedono un massimo di due settimane di intervallo eh, prima della prima vaccinazione, tra uno o quattro settimane dopo la seconda per le altre vaccinazioni. Ecco, su questo, sui modelli che eh, tutti insieme possiamo disegnare, eh, cerchiamo di fare una sorta di viaggio che sarà, eh, come vi dice il programma stesso, un talk, quindi non avremo le classiche eh, relazioni frontali, ma sarà davvero una chiacchierata a cui speriamo che eh, tutti voi, che ringrazio ancora di essere con noi a partecipare, vorrete dare il vostro contributo. Eh, faremo una sorta di viaggio, dicevo, su quelle che sono le diverse realtà, dal Dipartimento di Prevenzione alla Medicina Generale, al Pediatra di libera scelta al setting ospedaliero e alle RSA. Eh, io vi presento molto rapidamente chi è con noi, eh, in ordine di, vabbè, se, se dobbiamo fare proprio una sorta di modello televisivo, andiamo in ordine di apparizione. Eh, Antonietta Spadea, eh, che, che è direttore ASL Roma 1 OC accoglienza, tutele, promozione della salute distretto 14, Michele Conversano, direttore del dipartimento di prevenzione dell'ASLE di Taranto, eh, Tomasina Maio, che è, eh, vabbè, la conoscete tutti, la referente eh, dell'area vaccini per FIMG, ed è medico di medicina generale, eh, Alessandro Rossi, che è medico di medicina generale e responsabile dell'ufficio di presidenza della SIMG. Passando ai pediatri, sempre su questo palco virtuale che stiamo creando, eh, Giovanni Vitali Rosati, eh, che è ovviamente è un pediatra di libera scelta, oltre che essere un esperto, eh, posso dire storico? Giovanni, sì, lo dico, dai storico eh, delle vaccinazioni in età pediatrica, altrettanto storico è Giorgio Conforti, con lui che è pediatra di libera scelta Genova, si sente dall'accento che siamo conterranei anche se non eh, delle stesse fede calcistiche. Eh, passiamo poi per il setting ospedaliero, passeremo a chiacchierare con Massima Agosti che è direttore della neonatologia, terapia intensiva neonatale e pediatria di Verbano. Con Roberto Ieraci, che è l'infettivologo consulente per i vaccini della Regione Lazio, e con Pierluigi Viale, che è il direttore delle malattie infettive presso il Dipartimento di Scienze Mediche dell'Università di Bologna. Infine di RSA chiacchiereremo con Alberto Fedele, che è direttore del Dipartimento dell'ASL di Lecce. Io partirei subito con Antonietta Spadea in questa sorta di. Talk intervista che facciamo assieme, tenendo presenti quelle sorte di, eh, sorta di definizione generale che ho dato un po' di questo nostro percorso per cercare di disegnare assieme un po' di futuro, poi magari alla fine vedremo risentendoci tutti assieme. Quale può essere questo futuro? Eh, ringrazio un tifoso rossoblu che mi ha salutato sulla chat e quindi si può continuare comunque a scrivere. Eh, Antonietta Spade, allora, anagrafi vaccinali: a che punto siamo e in che modo la vaccinazione per COVID può diventare un'occasione per verificare lo stato vaccinale dei soggetti che si presentano per questo importantissimo appuntamento? Allora, grazie eh, per avermi invitato e per avermi dato la parola. E dunque, eh, ormai nella Regione Lazio eh, le anagrafi vaccinali sono utilizzate da, da tutti eh, i presidi vaccinali. Quindi è sicuramente uno strumento utilissimo che ci permette di essere in rete. Nella Regione Lazio abbiamo anche l'anagrafe vaccinale regionale che permette di vedere le vaccinazioni somministrate eh, a qualsiasi utente. Il punto in più che siamo riusciti a ottenere noi nella Roma 1 e eh, nell'AS Roma 1 è quello di poter non solo registrare in questo momento eh, le vaccinazioni eh, che appunto normalmente somministriamo, ma registriamo nella nostra anagrafe vaccinale che poi viene riversata praticamente in tempo reale nell'anagrafe vaccinale regionale anche la vaccinazione somministrata, eh, quella, la vaccinazione contro il COVID. Allora, questo è un vantaggio molto importante: però, non ci permette, se la domanda era possiamo utilizzare, potrebbe essere no? un buon momento. Abbiamo davanti a noi un utente, lo stiamo vaccinando, potrebbe essere l'occasione, controlliamo che tipi di vaccini ha fatto. Ehm, per vaccinare su grandi numeri, come stiamo facendo, eh, non sono i centri vaccinali che somministrano la vaccinazione contro il COVID, sono adesso enti che, eh, che fino all'altro ieri facevano i tamponi, sto pensando al SISP, e, e che adesso ci stanno dando una grandissima mano appunto vaccinando ma sicuramente non hanno nessun tipo di competenza per poter anche se accedono accedono a geva ma non avrebbero nessun tipo di competenza per andare a vedere se c'è da consigliare qualche vaccino o meno e, mh, e, e la competenza ci vuole quindi questa purtroppo dobbiamo definirla un'occasione persa e mh, quindi non è sicuramente perseguibile in questo momento con i grandi numeri che dobbiamo fare e con il personale che sicuramente di grande aiuto, ma che non ha competenze all'interno eh, delle vaccinazioni, loro in questo momento hanno avuto una formazione ad hoc. Io sono il responsabile scientifico della campagna Covid della ASL Roma 1, quindi hanno avuto una, una, una formazione ad hoc, sanno che cos'è il vaccino, i vaccini che stanno utilizzando la differenza tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca, sanno come li devono somministrare, sanno molto bene, perché abbiamo splettato molto bene questa attività: come devono gestire un'eventuale reazione avversa, ma sono insomma, sono digiuni di competenze sul calendario vaccinale. E, nella Roma 1 siamo molto orgogliosi del fatto, stavo proprio per prepararmi per questo evento, sono andata un po' a guardarmi i numeri delle vaccinazioni che sono state somministrate nel 2019 e nel 2020. Incredibilmente, noi siamo andati ad aumentare i numeri. So che in tutta Italia c'è stato un crollo delle coperture vaccinali e delle somministrazioni, e invece noi siamo andati a incrementare. Eh, ho i dati di Esavalente, di MPR. MPR è una leggera flessione. Sì. Rotavirus siamo, abbiamo, ehm, abbiamo aumentato del 10%. Questo perché è stato possibile? Perché um, a febbraio del 2020 la Regione Lazio ha pubblicato una circolare che è andata a sdoganare definitivamente la cosomministrazione del vaccino rotavirus. Con il vaccino contro meningococco B e con tutti gli altri vaccini. Questo ha permesso incredibilmente eh, di, di, di migliorare eh, la somministrazione, la possibilità di somministrazione, perché quello che prima un po' spaventava l'idea che in scheda tecnica non era prevista la cosomministrazione, una volta che la circolare l'ha sdoganato, veramente i colleghi eh, hanno hanno sciolto le loro riserve e hanno cominciato a somministrare incredibilmente non, non me lo sarei nemmeno immaginato ho visto un aumento del 10 anche delle somministrazioni nei soggetti che abbiamo vaccinato con il vaccino del papillomavirus e questo anche è anche una cosa che mi ha meravigliato perché nel momento del lockdown tutti ci raccontano nei vari webinar che sto frequentando e vedo eh, in tutte le regioni c'è stata appunto una diminuzione delle vaccinazioni. Non vedo l'ora che il Ministero della Salute pubblichi questi dati. Certo, questi sono, fanno riferimento solo ed esclusivamente alla ASRoma 1, quindi non ho idea di quello che stia succedendo nella Regione Lazio. Anche se la Regione Lazio... È stata molto chiara. Anche nel momento del lockdown, un servizio che non è stato mai interrotto è stato quello delle vaccinazioni e degli screening. Quindi non mi aspetto grandi riduzioni. Numeri formidabili li abbiamo fatti con la campagna di vaccinazione antinfluenzale, perché siamo passati, sto parlando solo delle vaccinazioni somministrate nei centri vaccinali da eh, 5.783 soggetti, parlo di soggetti vaccinati, non di numero di somministrazione, vaccinati contro influenza nel 2019, a fronte di eh, 30.000 soggetti vaccinati, 29.629 soggetti vaccinati nel 2020 eh, contro influenza. E, e non, non aggiungo quelli che che sono stati, parlo solo del 2020, pulito, così l'hanno pulito e quindi non avete ancora di... Non si è supplicato. a gennaio. Come dicevo, quindi avete quasi se per l'influenza. Esatto, esatto. Da 5.000 più o meno a 30.000 adesso. Ma questo grande. perché la regione, qui c'è un motivo, la regione Lazio ha reso gratuita la vaccinazione fino ai sei anni. Abbiamo vaccinato moltissimo grazie all'aiuto dei pediatri che nella Roma 1 hanno aderito per il 55% dei nostri pediatri hanno aderito alla campagna, vaccinando per la metà nei loro studi e per la metà nei nostri centri vaccinali. Ed è stato veramente un grandissimo successo. Ecco, quindi anche questi modelli di integrazione, vedete, di organizzazione eh, funzionano abbastanza bene. Una cosa importante, eh, anche perché è giunta come domanda, eh, gli ambulatori dei pediatri di famiglia e dei medici di medicina generale sono un presidio vaccinale e come tali vengono collegati all'anagrafe? Succede, non succede e se non succede quanto potrebbe essere utile? Proprio nella logica che dicevamo prima di sfruttare ogni occasione per condividere fondamentalmente. Siamo in un momento di grande condivisione di informazioni e la rete delle informazioni diventa veramente il bene primo di cui dobbiamo... Usufruir é... Purtroppo questa è una criticità. L'abbiamo chiesto, abbiamo chiesto di poter eh, dare l'accesso ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta all'anagrafe vaccinale. Sarebbe veramente un nostro obiettivo. Per ora la loro registrazione si limita al programma SISMED dove c'è la pagina dell'assistito e, e dove appunto con, attraverso la quale loro fanno anche eh, per dire la, la, la ricettazione, le, pres, le prescrizioni delle analisi oppure utilizzano un loro software che utilizzano di loro proprietà che però parla con questo sistema che appunto si chiama SISMED e che gli permette l'accesso alla registrazione delle vaccinazioni ma non vedono le vaccinazioni che sono state registrate nell'ANRF ma ci stiamo arrivando stiamo navigando per quell'obiettivo quindi si sta lavorando in questa via faccio una domanda a lei che poi girerò eh, tale quale anche a, a Michele Conversano per introdurla in questa nostra chiacchierata. Ecco, eh, che impatto ha avuto la gestione di Covid-19? Lei ha detto sulle altre vaccinazioni, ce l'avete fatta abbastanza tenere, ma anche sul recupero di quello che si può essere perso, soprattutto nei primi mesi di lockdown, soprattutto su seconde dosi, richiami, eccetera, eccetera. Magari sia sulla sua ASL, sia senza, tanto non stiamo parlando di cifre, ma di percezioni su quella che è la dinamica regionale. Ci siamo accorti dall'analisi che abbiamo fatto a giugno che degli otto centri vaccinali che ci sono nella Roma 1, due erano andati implementando il numero delle, delle seconde dosi, delle terze dosi, mentre gli altri sei c'era stato un lieve calo. E era questione di organizzazione. I due centri che avevano ottenuto questo risultato erano centri che eh, al momento della la prima dose si viene, viene prenotata tramite un contact center che dà l'appuntamento per la prima dose, che di solito viene fatta a partire dal 61 giorno di vita. Nel momento in cui il bambino entrava nel centro vaccinale, in questi due centri. Gli venivano eh, consegnate alla famiglia già gli, i tre appuntamenti successivi e questo ha funzionato la famiglia anche in periodo di covid quindi di restrizione di lockdown nel momento in cui aveva l'appuntamento nel centro che ormai l'aveva fidelizzato perché avevano già portato lì il loro bambino per fare la prima dose si sono recati a fare le seconde le terze le quarte dosi senza problemi i risultati che, di cui vi ho parlato prima che appunto dicono che abbiamo implementato le vaccinazioni è perché dopo questa analisi fatta a giugno tutti i centri vaccinali della Roma 1 sono passati alla stesso tipo di organizzazione quindi la prima dose viene prenotata attraverso il contact center le successive vengono eh, date al momento della vaccinazione e quindi i genitori nel momento in cui hanno diciamo l'appuntamento la, 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 a quel punto abbiamo un attimo un problema di audio aspettano e muovere erano giustificati abbiamo, abbiamo perso qualche passaggio eh, dottoressa se ci fa l'ultima frase perché è crollato la rete un pochino ecco mi no, mi no sentite, ma proprio eh? l'ultima frase ora benissimo sì ecco allora ho detto che eh, abbiamo cambiato quindi l'organizzazione perché i genizzati ad uscire di casa con il loro certificato che attestava l'appuntamento, quindi il lockdown non, non, non era un problema. Quindi sì, dottoressa le ho disattivato la, il video per sentirla almeno perché altrimenti non riusciamo, grazie. Eh sì, no, allora... ma quindi comunque abbiamo capito che i modelli operativi funzionano. Ovviamente la dottoressa è con noi eh, per eventuali domande. Chiamo subito Michele Conversano con cui faremo proprio eh, una chiacchierata molto molto rapida e ricca di eh, significato partendo da questo dato. Ecco, che impatto ha avuto la gestione di Covid sulle altre vaccinazioni e sugli eventuali recuperi? Eh, Roma 1 ci ha detto non è andata male, anzi per certi versi è andata pure meglio. Taranto che dice... Linea oh, Taranto. Permettimi, no, sorridevo a quello che ha detto Maria Antonietta adesso, cioè che il certificato, l'appuntamento per la vaccinazione corrispondeva quasi a portare il cane a passeggio, cioè era uno degli unici sistemi per poter uscire di casa in tempo di lockdown. Questa cosa mi è piaciuta molto. Avranno fatto anche i falsi probabilmente. No, eh, anche beh, abbiamo visto che in tutta Italia c'è stato comunque un abbassamento, soprattutto nella prima fase, perché la prima fase ci ha colto impreparati. Addirittura qualche regione ha proprio bloccato i centri vaccinali, proprio in maniera anche un po' ardita. No, a Taranto, in Puglia i centri vaccinali sono sempre stati aperti, eh, c'è stato un impatto molto basso sulla, vaccina sulle prime, sulla vaccinazione dei primi due anni di vita, l'impatto l'abbiamo risentito soprattutto nella, nelle vaccinazioni dell'adolescente. L'adolescente paradossalmente, proprio chi come me vaccinava nelle scuole, la chiusura delle scuole è stato un momento di, di, di difficoltà per poter fare la vaccinazione contro l'HPV, contro la, la meningite, i richiami, i richiami hanno sofferto molto, i richiami che sono fondamentali, i richiami hanno sofferto molto, soprattutto nella prima fase. Però devo dire che in Puglia abbiamo recuperato molto l'estate. L'estate, quando si è un po' ehm, diciamo, attenuata soprattutto la paura del, del covid, in qualche modo lo chiamavamo ancora coronavirus, eh, sicuramente abbiamo, abbiamo incrementato la vaccinazione, anche grazie a quel personale aggiuntivo che, che ci cominciava ad arrivare. Per l'emergenza COVID, diminuito quindi l'attività di contact tracing durante l'estate, abbiamo attivato più centri vaccinali, anche attivando eh, ambulatori che prima non erano destinati alla vaccinazione, soprattutto per recuperare, eh, come dicevo, gli adolescenti. E devo dire che anche lì però l'invito fatto non più per non da anagrafe, ma l'invito fatto per classi, cioè abbiamo invitato tutta la scuola media Mazzini. Prima, il primo giorno la prima B e la, seconda, e, la, la seconda, e la prima C. E quindi questo ha funzionato molto perché sono arrivati in gruppo, devo dire anche, finalmente ragazzi che non si vedevano da tanti mesi, anche si sono rivisti nell'ambulatorio vaccinale, quindi creando quello spirito anche di corpo. Quindi è, è stato anche un momento particolare che ci ha permesso di recuperare. Durante la seconda fase del lockdown, diciamo del, della pandemia, eravamo più preparati e siamo riusciti a gestire meglio questa, questa, questa paura di, di, di recarsi in una struttura sanitaria, perché poi quello, quella era la paura. Anche lì, però, con qualche modalità, sai, sai no, devo dire un'altra cosa che mi ha fatto ridere: abbiamo avuto problemi con le nonne perché accettavamo l'ingresso soltanto di un accompagnatore. Abbiamo avuto le file delle nonne fuori dall'ambulatorio perché facevano entrare solo la mamma. Quindi, eh, qualche protesta delle nonne, ma bene o male siamo riusciti. Sopportabili, fare... non, sono, non sono nonne che si scatenano in proteste di piazza. No. Eh, no. Allora, veniamo un attimo, visto che hai parlato di nonne, al discorso bambini. No. Eh, L'impatto è stato uguale per vaccinazioni obbligatorie. Raccomandate, brutte parole, nel senso che poi nel percepito delle persone dicono. Vabbè, magari quella obbligatoria, faccio di tutto per farla, la raccomandata, ci pensiamo un po' di più. O comunque, o è solo un percepito, ormai siete riusciti a mettere a regime la cosa. E come si può dare pari dignità a tutto, anche sulla vostra esperienza? No, è molto importante perché ci sono delle malattie, come diciamo, di, come delle vaccinazioni che non sono obbligatorie. Che, la parola eh, che cioè, per fortuna non parliamo più delle facoltative, diciamo. Tra le raccomandate, però, ci sono alcune che fanno paura, che è la meningite. Per cui, quando comincio a parlare di vaccinazione contro la meningite, ancorché non obbligatoria, fa venire in mente comunque c'è una percezione del rischio alta, e quindi siamo riusciti a mantenere coperture alte. Poi, altre, magari, dove la percezione è più bassa, penso al, al diciamo, al dotavirus che però viene sempre somministrata in contemporanea ad altre vaccinazioni, siamo riusciti comunque a mantenere, a mantenere delle coperture soddisfacenti, perlomeno a Taranto e nella gran parte della nostra regione Puglia. Quindi mh, eh, purtroppo tra obbligatorie e raccomandate ci si rende conto quando devi andare a scuola, per cui, perché per alcune ti chiedono il certificato, per altre non ti chiedono il certificato, ma nei primissimi mesi di vita per fortuna non c'è questa grossa differenza perché con l'aiuto, devo dire, clamoroso che abbiamo dei pediatri, ehm, dei pediatri che sono i veri consiglieri, queste cose riusciamo, riusciamo bene a, a, ad attenuare molto queste differenze. Ripeto, si, si rivedono soltanto all'atto dell'iscrizione a scuola perché alcune ti chiedono il certificato, per altre no. Ecco, un'altra curiosità, eh, in questo percorso eh, il fatto di non rispettare, tra virgolette, i tempi, perché giusto si diceva, era la paura di entrare nella struttura sanitaria, eh, quanto può impattare poi praticamente sul valore di un vaccino che si fa e di un percorso vaccinale? Eh, questo è molto importante, questo che hai detto, perché ecco, magari adesso siamo tutti diventati esperti e sappiamo che una dose di vaccino Pfizer... Non funziona se non facciamo subito dopo 21 giorni facciamo la seconda dose. Non è semplice spiegarlo anche tutto questo, perché sappiamo che soprattutto nella vaccinazione della prima infanzia, in cui cominciamo a vaccinare molto presto, in cui il sistema immunitario sta cominciando in qualche modo a formarsi, e, e devo dire anche qui, grazie all'aiuto dei pediatri, riusci dobbiamo riuscire a spiegare che una sola dose fatta al 61 ⁇ giorno, se non ripresa dai richiami che devi fare a intervalli, quanto, che, che in qualche modo da rispettare ehm, il più possibile, non ti danno soprattutto garanzia di efficacia, proprio perché non sono efficaci, una sola dose non può essere efficace, ma soprattutto non ti dà garanzia anche di quella poca efficacia di durata nel tempo. Quindi è una cosa molto importante il rispetto dei tempi ed è, ed è una delle cose che, che ci viene impegnati anche qui, devo dire, L'aiuto dei pediatri che hanno comunque quei bilanci di salute per cui incontrano il, le mamme per vedere i bambini è, è, è di grandissimo aiuto per far rispettare anche i tempi. Io vedo molto felici mentre parli, eh, Conforti e Vitali Rosati, perché citi spesso i pediatri. Poi sentiremo anche da Tomasina Maio e, e dal dottor Rossi perché è fondamentale, e poi te lo chiederò ovviamente in questo percorso il medico di medicina generale perché questo dato è estremamente significativo prima di arrivare a questa domanda e passare quindi poi verso la medicina generale una domanda che eh, io ho fatto all'inizio e se, su cui magari chiamerei poi anche dopo di nuovo eh, dottoressa spadea cioè quanto è importante eh, definire bene gli intervalli necessari tra una vaccinazione e l'altra. Io ho detto prima, altri paesi hanno studiato dei modelli, comunque dei timing ben definiti. Noi forse no, o li stiamo studiando, ma quanto vale questo tipo di intervallo? No, è importante perché. Ma innanzitutto per chi vaccina da tanti anni è una cosa che, che, che deve sapere, perché noi innanzitutto quando parliamo, noi abbiamo problemi di intervalli, soprattutto quando facciamo dei vaccini vivi attenuati. Allora devi lasciare del tempo eh, noi eh, il cdc in qualche modo si è espresso dicendo che devi far passare normalmente 15 giorni tra la vaccinazione covid soprattutto per il covid credo intendessi no tra, yes. tra il covid e, e le altre vaccinazioni noi anche ehm, in qualche modo molti hanno anche il, il green book parla di sette giorni noi anche qui abbiamo avuto eh, se vai a vedere il modulo di consenso informato della vaccinazione Covid, ti chiede se hai fatto vaccinazione nelle quattro settimane precedenti, quando poi le indicazioni dicono che due settimane sono più che sufficienti tra una vaccinazione e l'altra. Eh, ricordo che quando abbiamo vaccinato il primo giorno gli operatori sanitari, il 27 dicembre, tantissimi avevano le, le, la vaccinazione anti-influenzale o l'antipneumococcica che era stata fatta o anche lo Zoster nelle quattro settimane, ma noi abbiamo detto che due settimane erano più che sufficienti. Quindi sì, magari essere, essere più chiari da questo punto di vista credo che sia fondamentale. E, però se pensiamo a quello che è successo sul vaccino AstraZeneca, ehm, sappiamo che non siamo proprio bravissimi a essere chiari in Italia. Sì, eh. sì, la comunicazione è sempre un punto. Dottoressa Spadea, lo ritiene anche lei un punto chiave in questo percorso? Poi le chiedo un'altra cosa e chiederò ancora una cosa a Michele per passare alla medicina generale. Eh, io ritengo che sia... Mi sentite? Sì, sì, benissimo. Eh, ritengo che sia sicuramente un punto fondamentale perché facilita il um, eh, poter, per esempio, dare un calendario preciso che vada ad unire più vaccinazioni, facilita la riduzione delle sedute vaccinali e quindi un, va incontro a un'esigenza organizzativa perché eh, riducendo... Eh, immaginando un calendario ben preciso, ben articolato, dove all'interno dal 61 giorno c'è l'appuntamento per l'esavalente, primo cocco e rotavirus, per esempio. E poi a distanza abbiamo detto che può essere di un mese vantaggioso, tipo il calendario un po' che ha immaginato la regione Lazio. E' è vantaggioso perché essendo molto chiaro eh, ci si attiene e questo serve a, eh, a migliorare la compliance da parte dei, dei genitori e diminuire il numero delle sedute vaccinali. Adesso senza arrivare ai limiti diciamo estremi del, del programma che sta mettendo in atto nel nel Regno Unito, dove, per esempio, nella prima nel primo appuntamento vengono già somministrate eh, quattro vaccinazioni tutte insieme con i, le complicanze a cui poi si va incontro, l'aumento della febbre e le possibili eventi avversi che i genitori non gradiscono e che potrebbero portare in un paese, io immagino, come l'Italia, a una riduzione delle coperture vaccinali. Dare un bel calendario dove sono presenti le vaccinazioni con indicazioni molto chiare, un messaggio che arriva alle famiglie e che arriva agli operatori dei centri vaccinali che si sentono quindi sostenuti nella promozione delle vaccinazioni, secondo me, è sicuramente vincente. E, e poi è, appunto è efficace perché migliora. La, quello che stavo dicendo prima, la compliance, e sicuramente è vincente anche perché se siamo molto chiari nel calendario che stiamo andando a promuovere, non saltiamo nessun appuntamento e non saltiamo nessun vaccino. E quindi anche vaccinazioni, chiamiamole facoltative, è un termine che non vorrei più uh, usare né sentire usare, anche vaccinazioni non obbligatorie come quella del meningococco Cocco P, come quella del meningococco Cocco ACW, come stavo dicendo anche quella dell'HPV e una volta che entrano in uno schema di un calendario ben preciso che viene adottato a livello regionale sicuramente per gli operatori diventa più facile poi quello di promuovere e attenersi. Quindi molto, molto importante, la ringrazio dottoressa, un'ultima curiosità eh, con Michele Conversano perché... Tutto questo percorso eh, presuppone e prevede che, eh, soprattutto in un momento come quello che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo, esista la massima integrazione tra i vari operatori, quindi pediatri, medicina generale, specialisti. Ecco, parlando di vaccinazioni, eh, a che modo, in che modo eh, possiamo essere in grado di integrare al meglio questo percorso di informazione, formazione, condivisione tra esperti eh, che poi dovranno, dovranno guidare le persone, perché abbiamo visto c'è il problema degli intervalli, c'è il problema di un wording che diciamo raccomandate, però sempre quello è, c'è il problema di inquadrare per da zero, anzi ancora prima, dai primi nove mesi fino a cent'anni un percorso di vita immunizzata, tra virgolette, ecco, in che modo si crea questa integrazione? Michele, così poi passo a Tommasina Maio e vediamo il punto di vista della medicina generale. Ma sì, io parlavo dei pediatri perché la mia testa era eh, dell'età del, dell evolutiva, ma è evidente che ancora di più, eh, perché con, con i medici di medicina generale l'intervallo di tempo eccetera, è, è un po' almeno nel calendario è, è, è più limitato, ma è fondamentale, come ho detto per i pediatri, è fondamentale ancora di più con i medici di medicina generale quando parliamo delle vaccinazioni dell'adulto e dell'anziano, perché non abbiamo più le mamme che ci aiutano e quindi dobbiamo parlare direttamente con le persone, e sono persone che hanno scelto il loro medico di medicina generale. E devo dire che tutto quello che abbiamo detto vale anche per loro. Per esempio, prevedendo, è stato già accennato da... Dalla collega Spadea del grande successo della vaccinazione antinfluenzale quest'anno in quasi tutte le regioni, soprattutto in quelle che sono riuscite a procurarsi il vaccino, non quelle che hanno fatto le gare a ottobre. Um, ma uh, chiaramente è stato un grande successo, e, e devo dire che, perlomeno nella mia regione, che cosa è successo? Prevedendo il, il, il lavoro da fare a ottobre-novembre, eh, noi abbiamo preso le altre due vaccinazioni, quella anti-pneumococcica e quella antizoster, e le abbiamo fatte con loro d'estate. D'estate a luglio, agosto, settembre, ci siamo messi avanti col lavoro e quindi quelle vaccinazioni che normalmente venivano, venivano abbinate all'antiinfluenzale, le abbiamo fatte loro. La cosa bellissima è che chi ci ha aiutato a fare questa campagna gli studenti del corso di formazione specialistico di medicina generale, che non potendo fare, perché eravamo ancora in periodo di lockdown, il tirocinio negli ospedali, sono venuti al Dipartimento a organizzare con noi il, le, le campagne di vaccinazione da fatte, fatte con i medici di medicina generale, anche le, le locandine illustrative, gli incontri con gli UDMG, abbiamo la fortuna qui in Puglia di avere questi uffici distrettuali dei di medici di medicina generale. Abbiamo fatto tantissime vaccinazioni in estate, pronti poi a fare d'inverno l'antiinfluenzale. Anche noi qui abbiamo più che raddoppiato le dosi di vaccino antiinfluenzale. Quindi questa connessione è fenomenale. Devo dire, purtroppo anche noi paghiamo il discorso che l'anagrafe non è completamente la stessa, per cui anche da noi il medico registra nel suo sistema che però in automatico poi alimenta la nostra anagrafe. E devo dire che questa è stata una cosa molto importante, se permetti è, è fondamentale, perché il Covid ci ha insegnato tanto, ci, ci ha danneggiato tanto, ci sta danneggiando tanto, ma ci sta insegnando anche forse che uno, non si deve vaccinare soltanto nei nostri ambulatori, ma si può vaccinare un po' dappertutto, che è la collaborazione tra tutti gli specialisti, apro solo una parentesi, la vaccinazione contro l'HPV, i ginecologi. La vaccinazione, quando abbiamo parlato qualche anno fa di vaccino di H HPV con i ginecologi, parlavamo due lingue diverse. Piano piano, con gli anni, abbiamo imparato a ragionare delle stesse cose. E quando ora abbiamo parlato di vaccinare contro l'influenza le donne gravide o vaccinare per difterite e tetano per tosse le donne gravide, abbiamo trovato ginecologi attenti, preparati, che ci, non solo che ci mandano le persone, ma che spesso vaccinano loro direttamente in ambulatori ospedalieri. Quindi è evidente quando si parla che abbiamo capito che la prevenzione è fondamentale, la prevenzione è fatta dalla sanità pubblica che non è competenza esclusiva del Dipartimento di Prevenzione. La sanità pubblica siamo tutti perché è quella che deve servire la popolazione, non il singolo cittadino. Ecco per cui considerarci tutti in un'unica famiglia, ognuno col suo ruolo, ma come giocatori della stessa squadra credo che sia qualcosa che il Covid ci stia ancora insegnando. Grazie, grazie Michele. A questo punto, cioè, non so se hai fatto una buona campagna per l'ente autonomo di soggiorno per la Puglia, perché sembra che in Puglia d'estate ci si vaccini fondamentalmente, siete andati anche al mare, spero. Eh. Sì, sì, anche, anche. facciamo ah, l'altro sicuramente. Tra un vaccino e l'altro. No, grazie per questi punti di vista che ci hanno permesso di entrare un po' nel tema e soprattutto per questo percorso. Poi. Ovviamente io invito tutti chi vuole a fare domande, poi le rivolgiamo, vi ricordo, via chat o via al tasto di R. Eh, abbiamo parlato del ruolo della medicina generale che sicuramente con eh, Covid-19, anche dal punto di vista dell'utenza, è profondamente mutato. Io, ecco, io chiederei a Tomasina Maio di farci un po' un percorso di quella che è stata. Eh, la sua esperienza diciamo da un anno a questa parte e che cosa è cambiato e soprattutto che cosa dovrà cambiare in termini generali di immunizzazione della popolazione. Bene, grazie innanzitutto, buon pomeriggio a tutti e grazie per questa opportunità di, di portare la testimonianza della medicina generale insieme all'amico Alessandro. Beh, sai esattamente tra due giorni saranno esattamente e sarà esattamente un anno dal famoso paziente zero di Codogno fu la notte del 20 di febbraio e, ed è un periodo che ha segnato tutti noi niente sarà più come prima ma non in senso tragico anche perché come dicevano i colleghi prima ovviamente dobbiamo fare tesoro eh, dobbiamo la medicina generale ma penso sia questo evidente ha dato un una grande prova di resilienza e adattività. Gli studi dei medici di famiglia non, sono mai, non hanno mai cessato la loro attività, nemmeno nelle aree, nelle aree più drammaticamente investite all'inizio dalla, dalla pandemia. E, perdonate la triste nota, ma su 324 medici mancati per il Covid, 120 sono medici di famiglia. Questo è un dato molto, molto pesante che però testimonia quanto, quanto i medici di medicina generale siano stati presenti sul territorio a fianco dei loro pazienti. E mi sembra doveroso ecco, rendere loro onore anche solo in questo, in questo ricordo. Non è... Chiaramente eh, in tutto questo abbiamo dovuto modificare profondamente tutta la nostra operatività partendo dal modello organizzativo, dagli strumenti utilizzati, eh, dovendo aggiungere al, al carico assistenziale anche un elemento fondamentale che era quello di offrire delle condizioni di contenimento dell'infezione e di sicurezza nel momento in cui noi approcciavamo i, i nostri pazienti, ma nel momento in cui anche i nostri pazienti abituati avvenire costantemente alcuni addirittura settimanalmente nei nostri studi, appunto a rendere questo un ambiente di sicurezza, per cui diciamo che siamo arrivati al momento della campagna delle campagne vaccinali già in qualche modo rodati su questo nuovo su questi nuovi modelli organizzativi. Eh, è stato molto difficile eh, riuscire a essere ascoltati soprattutto nelle fasi iniziali rispetto alla necessità di ricevere anche noi gli strumenti di protezione individuale è stata un, un momento molto molto difficile all'inizio ma siamo riusciti a determinare come ti dicevo questi modelli e prova ne è stata la campagna della vaccinazione anti-influenzale tu prima dicevi a Michele siete andati a mare ma guarda in effetti si comincia a pensare alle campagne vaccinali già ad agosto, perché i nostri pazienti, soprattutto gli anziani, cominciano da luglio agosto a chiedere quando avremmo iniziato, vengono classicamente a prendere la, la, la scatoletta e chiedere. Poi, dottoressa, ci sentiamo a, a ottobre per la vaccinazione, lei lo sa, è come se. Quindi eh, si comincia a lavorare per la campagna già, già d'estate, questo è consuetudine. E io vorrei ricordare, tu dicevi quale ruolo, ruolo c'è stato e, e quali sono i temi che ne sono già venuti fuori, l'anagrafe vaccinale, come dicevano i colleghi, il medico di famiglia ha una. Noi abbiamo cartelle cliniche aggiornate, registriamo la vaccinazione, i nostri database sono spesso, in, dico spesso purtroppo non sempre, in collegamento con i sistemi regionali, ma in ogni caso anche laddove questi non lo sono noi inseriamo i dati sulle piattaforme regionali. E, e quindi il dato, dato c'è. Eh, mi piace ricordare che in Italia i medici di famiglia sono 46.000, molti di noi hanno più di uno studio medico, il che significa che c'è un presidio del sistema sanitario nazionale in media ogni 4 km, km e mezzo nell'ambito del, del nostro paese. E questo diventa fondamentale perché non esistono solo le metropoli, non esistono solo le grandi città, ma esistono soprattutto le aree disperse, le comunità montane, i piccoli centri, molto spesso abitati soprattutto dagli anziani che hanno una capacità di movimento molto, molto, eh, molto limitata. Um, Quest'anno la campagna vaccinale, dicevano già i colleghi, è andata bene per quel che riguarda la vaccinazione antinfluenzale. Non abbiamo ancora i dati, ma si è lavorato molto anche sulle altre vaccinazioni del, dell'adulto e dell'anziano e anche sulla per esempio. Erano, era vitale riuscire a. Sgombrare eh, per quella che poteva essere poi un dubbio in amnestico nei, nei mesi successivi, sgombrare il campo almeno dal sospetto di una polmonite, di una polmonite batterica. Beh, eh, devi pensare che nell'arco dei primi due mesi e mezzo, eh, i medici di famiglia in Italia hanno somministrato circa 10 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale, e questo la dice, la dice lunga sulla. Eh, Puntuale presenza, capillare presenza del medico di famiglia, eh, sulla fidelizzazione: non voglio più neanche chiamarlo quasi rapporto fiduciario, perché ehm, in, queste in queste settimane i pazienti, anche quando ci sentiamo perché chiaramente va razionalizzato l'accesso in studio nei momenti di reale necessità, i pazienti la prima domanda che ci fanno, come sta, che mi fanno, dottoressa, come sta. Di solito lo chiedevo prima io a loro, adesso sono loro a chiederlo prima a me. Quindi c'è proprio una, un rafforzamento ancora più, eh, più intenso del, del rapporto con, con i nostri pazienti. E chiaramente, questo è un, uno strumento che ci permette di essere ancora più eh, coinvolgenti, eh, ma vi devo dire che, francamente, non, non è che ce ne sia molto bisogno perché, ripeto, c'è stata una forte sensibilizzazione. E se qualcuno chiama, chiama più che altro per essere per assicurarsi che eh, le proprie condizioni fisiche di salute consentano di ricevere la, la vaccinazione anti-Covid. Eh, dicevo 10 milioni nel giro di due mesi. Io prima, oggi, nel così, cercare di raccogliere le idee per questo evento, sono andata a guardare sui siti a che numero di, di dosi siamo arrivati. Beh, nonostante si stia lavorando su una. Popolazione che è facilmente raggiungibile, che è quella degli operatori sanitari, che sono stati piuttosto che gli anziani delle case di riposo, quindi dei soggetti facilmente individuabili. Beh, noi siamo ancora, a tre, dopo due mesi, a 3 milioni e 2 scarse di dosi oggi alle 14. E allora c'è da fare una, una seria valutazione. Una seria valutazione. Non credo che ci sia difficoltà, e i dati lo dimostrano, nella relazione fra eh, i professionisti. La difficoltà che credo non solo noi della medicina generale ma anche i colleghi dei dipartimenti e tutto è nel dialogo, verso, nel dialogo verticale, non tanto in quello orizzontale tra i sistemi perché quei silos sì, so, attraverso tutto il lavoro che si è fatto e mi piace ricordare qui il board del del calendario per la vita che oltre a essere promotore dell'innovazione dell in campo di prevenzione vaccinale ha il grande merito di aver messo intorno a un tavolo attori di eh, che di solito invece erano molto lontani e molto distanti abbiamo imparato a dialogare e a conoscerci il problema è capire cosa vuole fare cosa vuole fare veramente il livello superiore perché noi comunque nonostante si fosse in epoca covid abbiamo visto una programmazione della campagna antinfluenzale Perdonatemi, ma in alcune realtà veramente raffazzonata, con dosi che non arrivavano, con appuntamenti fissati ai pazienti per venire a fare il vaccino anti-influenzale e il vaccino non era disponibile. E purtroppo questi. E allora questa cosa ci aveva già messo in grande, grande apprensione. Allora cosa dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare sicuramente a programmare con molto anticipo tutte le campagne vaccinali, con una programmazione che deve essere puntuale e che deve vedere il coinvolgimento degli attori diretti. Eh, tanto per dare un'idea di quella che è la situazione, sono pochissime le regioni che in questo momento hanno coinvolto i medici di famiglia. In un confronto sulla modalità migliore per offrire nei tempi più rapidi e, e, e più idonei, permettetemelo, vista la tipologia di pazienti, la vaccinazione anti-COVID ai pazienti anziani, ai cronici. Eh, noi ci siamo, ci siamo attivati, abbiamo dato la nostra disponibilità, ma in tutte le, non, non tutte le regioni hanno le idee chiare, ci sono ancora responsabili. Che eh, annullano all'ultimo minuto gli appuntamenti con, con la medicina di famiglia per se, che ha dato la propria disponibilità. Eh, viene costantemente, noi veniamo ogni giorno contattati dai pazienti per chiedere quando posso farla, quando la farò, quando mi chiameranno. Me la farà lei la il vaccino? Me lo farà lei, dottoressa? Facciamo come a, a otto ottobre a novembre queste sono le domande che noi riceviamo adesso dai nostri pazienti allora sicuramente quello che dobbiamo migliorare e si deve migliorare rapidamente è la capacità di programmare con largo anticipo le campagne per quelle che sono quelle ordinarie vanno destagionalizzate quelle che, che è possibile destagionalizzare va allungata e stessa al massimo eh, l'anti e per quello che riguarda il covid io personalmente sono veramente molto molto preoccupata molto preoccupata perché se ripeto dopo due, due mesi di lavoro su popolazione che doveva essere eh, facilmente raggiungibile e contattabile perché eh, io sono stata vaccinata in una struttura ospedaliera cioè eh, non, era difficile, eh, non è difficile rintracciare i medici e i professionisti eh, e, che, e non mi vengano nemmeno a dire che eh, mancano i vaccini perché da quello che ho visto sui siti c'è ancora un milione di dosi disponibile e non somministrata. Allora va sicuramente migliorato questo nell'interesse nell di tutti, utilizzando al meglio le risorse di tutti, permettendo a tutti eh, di, di, di portare il, il loro contributo. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ho passato la mattinata a inserire gli ultimi, gli ultimi over 80 che non mi avevano dato il cellulare, perché c'è anche questo: ci sono anziani che sono da soli, che non hanno che hanno solo un numero di rete fissa, che non possono ricevere quindi l'SMS che la regione manderà per fissare l'appuntamento. Noi medici di famiglia, ma gli amici pediatri, ci confrontiamo, ci confrontiamo con questo. Forse noi medici di famiglia un po' di più, perché abbiamo dei pazienti particolarmente fragili, particolarmente poco autonomi molto, molto spesso. Un'ultima annotazione poi, scusami se ho rubato molto tempo, okay. sono rapidissima. Um, noi stiamo continuando anche a lavorare in modo propositivo. Um, sono state individuate nell'ambito della vaccinazione le macro categorie, si è detto gli over 80, si dice poi gli over 70, ma all'interno di una categoria, nel momento in cui io, medico di famiglia, spero verrò coinvolto nel momento in cui le regioni decideranno, si decideranno a farlo, perché io non, come dire, non credo che. La, ehm, come dire, la manipolazione del vaccino sia un ostacolo così insormontabile eh, da gestire in una, in una ottimizzazione organizzativa. Stiamo lavorando eh, con, confrontandoci con, con altri esperti, con, anche con le rappresentanze di cittadini e abbiamo creato un algoritmo che verrà messo gratuitamente a disposizione sia dei medici che delle istituzioni per categorizzare nel modo migliore possibile all'interno delle macro categorie l'ordine con il quale convocare i pazienti. Perché non dimentichiamoci che sì, è facile dire eh, over 70, ma negli over 70 ho quello che sta benissimo. Che al massimo prende la pastiglietta per la pressione o quello che ha 3-4 patologie che quindi deve arrivare prima, eh, deve averla il prima possibile la vaccinazione. Questo per un fatto di etica, per un fatto di, 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 eh, di sicurezza, eh, è molto molto importante. Scusami, spero di non aver ru rubato troppo tempo. No, no, se stiamo andando bene, eh, io credo ci siano tanti spunti da tutti questi ragionamenti. E soprattutto quello che emerge è sicuramente una, tra virgolette, posizione diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto il medico di medicina generale, che nel percorso vaccinale, soprattutto negli anni scorsi, eh, entrava in gioco fondamentalmente con, con l'avvento della stagione influenzale. Io quando all'inizio eh, dicevo Covid-19 sta insegnando e può anche diventare dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria del sistema un'opportunità è proprio questo. In una logica che come diceva Tommasina Maio vede una grande differenza anche organizzativa e strutturale eh, nelle diverse regioni. Ci sono regioni in cui il medico entra medico di medicina generale entra quasi esclusivamente solo appunto nella vaccinazione per l'influenza, ci sono altri modelli in cui gestisce altri vaccini. A me viene in mente un un film di qualche tempo fa che era eh, Porgi l'altra guancia e non è casuale perché eh, chiacchierando con Alessandro Rossi gli chiederei proprio di dire eh, Porgi questo, por questo Porgi l'altra guancia come si può decodificare e in che modo si possono portare anche eh, altri vaccini alla popolazione generale in questa logica che va dagli meno nove mesi, quindi tra un po' chiameremo i pediatri, fino ai cent'anni. Sì, buonasera a tutti e grazie. Eh, io eh, chiedo la licenza di utilizzare alcune, alcune immagini, alcune slide. Certamente non con l'intenzione di fare una presentazione, ma semplicemente per dare eh, concretezza, immagini, a una, a, per rispondere alla domanda che, eh, che mi faceva. Per cui condivido, eh, condivido eh, giusto alcune immagini Pre partendo da, anche se non vanno in presentazione ma non è importanza, eh, partendo da, da quello che è stata la pietra miliare eh, delle vaccinazioni pubbliche, e cioè il Piano Nazionale di Prevenzione eh, Vaccinale, che non solo ha introdotto pochi anni fa i vaccini, le vaccinazioni LEA, non solo ha eh, concepito un calendario che andava dalla nascita fino all'età età di avanzate ma direi soprattutto proprio per riprendere alcuni temi che sono stati già accennati da chi mi ha preceduto, ha proiettato la medicina generale e le cure primarie come eh, ruolo e fondante della sanità pubblica. E anche se questo ruolo e questa vocazione, che ci è stata riconosciuta da una parte da questo calendario, ma dall'altra non c'è ancora assolutamente... Eh, riconosciuta nel senso che la potenzialità delle cure primarie e della medicina generale come strumenti di sanità pubblica e rimane nella maggior parte dei casi soprattutto in alcune regioni assolutamente inascoltata. gli esempi che ha fatto Tomasina maio poco fa sono molto evidenti in questo caso ma la tempesta che il covid ha portato sulla nostra vita in generale vita professionale ha riguardato come sappiamo le vaccinazioni allora quando nel marzo di quest'anno è, è uscita eh, anzi dell'anno scorso è uscito questo appello questo, questo appello estremamente accorato dell'organizzazione mondiale della salute di difendere le attività delle vaccinazioni per i danni che potenzialmente su queste attività Avrebbe potuto svolgere il COVID, ci siamo sentiti chiamati in causa, fortemente in causa, e come SIMGE, come Società Italiana di Medicina Generale, un gruppo coordinato da me ha fatto questo breve documento, questo leaflet molto pratico, che dava indicazioni su come vaccinare l'adulto proprio nei tempi del covid ci trovavamo alla immediata vigilia della, della vaccinazione influenzale sapevamo che sarebbe stata tra l'altro dico solo un numero il giorno in cui abbiamo pubblicato sul nostro sito questo documento nelle prime 24 ore sono state scaricate 22.000 download di questo documento a testimonianza dell'attenzione e dell'interesse nei confronti di questo argomento ci dovevamo organizzare per fare una campagna di vaccinazione influenzale diversa da tutte le altre perché dovevamo distanziare le persone, dovevamo assicurare la sicurezza delle persone, oltre che degli studi medici e del personale medico naturalmente, dovevamo prenotare le vaccinazioni e quindi ci trovavamo ad affrontare una vaccinazione complessa come quella influenzale in situazioni di emergenza. Molti medici l'hanno fatto di sabato e di domenica proprio per non sovrapporlo alle attività quotidiane eh, della, della propria professione. L'hanno fatto in, su, in luoghi diversi dal proprio ambulatorio, magari concordandola con i comuni. Allora, dentro questo documento, all'interno di questo, avevamo pensato un, una semplice eh, idea che si è trasformata, se volete, in un flowchart. A cui abbiamo dato il titolo evocativo di porgi l'altra spalla, appunto, perché abbiamo detto: Ma insomma, noi vaccineremo 10 milioni di persone in un mese o due mesi lo faremo in condizioni di sicurezza, in condizioni di ordine della vaccinazione. Perché non approfittiamo allora, visto che abbiamo due spalle, per proporre a questi soggetti a rischio per condizioni di vita o per età anche una seconda vaccinazione tra quelle raccomandate in queste, in queste circostanze. E quindi abbiamo fatto questo algoritmo che no, ovviamente non sto a spiegare in questo contesto di esperti, che propone le altre vaccinazioni, da quella pneumococcica, anche, anche sequenziale, a quella di TPA, allo zoster, eh, per queste persone. E, eh, questo, voglio anche aggiungere che questo, questo schemino è stato introdotto nella software gestionale della maggior parte dei medici di medicina italiana. Di 22.000 medici su 46.000 utilizzano questo software. Su cui cliccando in basso a destra si aprono una serie di documenti, tra cui questo. E questo è stato di, di, gran, ci dicono, di grande utilità per rafforzare il tipo di vaccinazioni consigliate oltre a quella influenzale e i primi dati che abbiamo sono già stati ricordati quelli eh, molto buoni sulla vaccinazione influenzale dell'ultima stagione anche se non sono ancora pubblicati i primi dati che abbiamo in termini di, di aumento della vaccinazione pneumococcica e anche di DPA ci danno ragione di questo questo era il senso di dare uno strumento delle risposte che siano di aiuto di utilità per i colleghi, per la professione, ma che vadano incontro alle esigenze dei pazienti soprattutto. Contraddico un pochino all'ordine che ci è stato dato dal nostro Presidente del Consiglio dicendo cominciate a dire le cose, solamente si riferiva ai suoi colleghi ministri naturalmente, ma insomma mi sento coinvolto in questa nuova, eh, nuova clima e questa nuova atmosfera e quindi questo è quanto abbiamo fatto. Voglio brevissimamente presentare anche quanto stiamo per fare. Perché a breve lo presenteremo? In genere manteniamo sempre le nostre promesse e lo presenteremo in un grande mh, portale che verrà realizzato a breve. Ma dalla teoria alla pratica, per i nostri pazienti, stiamo eh, realizzando eh, una sorta di algoritmo che raccolga i fattori di rischio per l'analisi vaccinale dei nostri pazienti. Eh, su, che, coin, che coinvolga anche patologie e condizioni di vita e eh, la selezione, quindi, conseguente di questi pazienti da vaccinare direttamente oppure quelli da inviare al centro vaccinale, e infine una CARD per i 65 anni. La sanità pubblica lavora anche per coorti. La Corte dei 65 anni ci è sembrata quella che potesse essere oggetto di particolare attenzione, ma un'attenzione, come dire, affettuosa, benevola, non impositiva. E affettuosa nei benvenuti avremmo pensato di dire, benvenuti nei vostri 65 anni, e insieme a una serie di consigli per il suo stile di vita, per la sua salute, per il suo benessere, ecco, insieme a questi vorremmo realizzare. Naturalmente molto meglio di questo che un prototipo, e quindi non tenetene conto di questo: una sorta di card da consegnare, da inviare anche per posta elettronica al paziente, da scaricare e stampare per il paziente, che quando viene nel nostro ambulatorio può sapere che al compimento del 65 anno può fare una serie di vaccinazioni utile per la sua salute, anche alla luce di nuovi vaccini, o meglio di. Nuove formulazioni di vaccini che già esistono, come ad esempio lo Zoster, o il pneumococco e il DTPI e il DTP, che possono essere proposte a, questa, a, questa, a questo tipo di popolazione. Quindi mi sono permesso di usare queste slide semplicemente per illustrare questi strumenti in maniera, in maniera molto semplice. Eh, voglio concludere con 30 secondi. Eh, Chiedendo anch'io una, una sorta di appello, richiamando anche le parole che diceva Tommaso prima, eh, ogni giorno veniamo subissati di domande dei pazienti di 60, 70, 75 anni su quando comincerà la vaccinazione, in che modo verranno coinvolti, e sottolineo con quale priorità, perché andremo di fronte a eh, particolari. In problematiche di tipo anche etico nel privilegiare l'ordine di alcuni pazienti rispetto ad altri. Non mi risulta che, tornando a quello che si era detto, in nessuna regione siamo stati messi intorno a un tavolo per cercare di capire il modo in cui approcceremo questo tipo di chiamata per i pazienti che hanno meno di 80 anni. E questo significa contraddire alla vocazione di sanità pubblica che la medicina generale ha in sé. E me ne dispiace molto. Grazie, grazie, dottor Rossi. Eh, io credo ci siano molti spunti interessanti, eh, cominciano eh, ad arrivare delle domande. Gliela faccio proprio in diretta così tutti insieme. Eh, ci chiedono. Eh, se la distanza di un anno tra PCV13 e PCV, eh, PPV23 PCV, è dovuta alla probabile interferenza in risposta anticorpale tra i due vaccini? No, no, questa no, no, non è, è un'interferenza. Un anno è, a partire dai due mesi, quanto si eh, consiglia per la somministrazione sequenziale dei due tipi di vaccino. Eh, il potenziamento dell'effetto dell e dell l'estensione dell'effetto immunitario del vaccino, poi qui ci sono fiori di esperti, molto più di me, insomma, che possono eventualmente confermarlo, è, è, è proprio quanto suggerito dalle, da, da tutte le istituzioni sanitarie. Grazie. Allora, poi torneremo con chi eh, di voi riuscirà a stare fino in fondo perché eh, avremo veramente tutti i 30 secondi. Eh, il, I have a dream, il vostro sogno, se rifaremo questo congresso tra un due o tre anni, speriamo di esserci liberati del covid e quindi cosa sperate che sarà cambiato? Quindi la richiamerò in causa, eh, dottor Rossi. Nel frattempo, eh, con il piacere di aver visto scritto hai diritto a e non hai il dovere di, perché comunque sempre la, la, la parola, il wording, vaccinarsi vuol dire soprattutto... Eh, pensare a come si comunica, come si informa, e qua i pediatri eh, sono bravi nel senso che hanno sviluppato da tempo questo tipo di percorso. Pregandolo di stare nei tempi, chiederei a Giovanni Vitali Rosati eh, in che modo il pediatra oggi garantisce una copertura vaccinale ottimale con tutte le variabili che abbiamo detto prima. Quindi eh, facoltativi versus obbligatori, anzi meglio raccomandati versus obbligatori, e poi eh, in che modo può sopperire in epoca di Covid-19 per assicurare le vaccinazioni pediatriche. Prego, Giovanni, grazie siamo Federico. nei tempi così abbiamo tempo tutti. Grazie, Federico, grazie. Eh, Giorgio e eh, eh, francamente mi sento molto facilitato in questa chiacchierata perché eh, aver sentito parlare prima di me molti colleghi mi ha veramente messo molto ottimismo perché ho visto che quello che si è fatto negli ultimi anni non, non è andato perso, e anzi, eh, le cose stanno andando sempre meglio. Eh, il fatto che la Tommasa abbia citato il board eh, del calendario per la vita mi ha fatto estremamente piacere. E io sto notando con altrettanto piacere che gli amici di Medicina Generale stanno prendendo anche loro un bel, un bel, una bella responsabilità in campo vaccinale, accollandosi un'attività che una volta veniva considerata solamente eh, di competenza de, degli igienisti. E qui ringrazio anche Michele Conversano, cui tengo di essere molto amico, perché la collaborazione. Con l'igiene è sicuramente sempre fondamentale. Quindi, per una volta forse, dovremmo cercare di eh, continuare con questo atteggiamento di estrema collaborazione, estrema complementarietà per poter raggiungere dei risultati sempre migliori. In realtà, in questo momento è stato detto: il Covid ha fatto tanto male, però, come sempre, quando c'è un'emergenza, eh, ci apre delle strade nuove, ci insegna delle cose che poi rimarranno probabilmente anche una volta che il COVID finirà, ammesso che finisca, perché la mia impressione invece è che questo COVID continuerà a esserci, sia pure con atteggiamenti e con patologie probabilmente diverse mm. negli anni futuri e con vaccini probabilmente diversi negli anni futuri e con forse necessità di. Ripetere la vaccinazione eh, un po' come facciamo con quella antinfluenzale, quindi me, i colleghi, i vicini di famiglia eh, sono passati da essere i protagonisti della vaccinazione antinfluenzale a essere protagonisti anche delle altre vaccinazioni. E mi ha fatto molto piacere ascoltare l'amico Rossi eh, su quello che ha presentato ora. Vuol dire che veramente ci stanno entrando a tutto tondo, portando tutta la categoria in quella direzione. E, eh, quindi, Termino qui i ringraziamenti. Cosa facciamo noi? Noi, eh, la, la, francamente, l'attività preventiva per il pediatra è sempre stata eh, fondamentale come ruolo del pediatra. Sicuramente facciamo anche le diagnosi, seguiamo le malattie, però il pediatra nasce come attività di tipo preventivo. E l'attività fondamentale del pediatra è quella di fare i bilanci di salute, bilanci di salute durante i quali... Verifichiamo la corretta crescita, diamo consigli, effettuiamo eh, vari eh, controlli finalizzati a escludere malattie diverse a seconda delle varie fasce d'età. Abbiamo recentemente effettuato anche un, un questionario in tutta Italia per vedere come le varie regioni effettuano questi bilanci di salute e se, se ci sono dei denominatori comuni. In realtà sì, ci sono denominatori comuni e questi bilanci in numero è abbastanza alto. Garantirebbero eh, di essere utilizzati in tutte le regioni non soltanto per la promozione delle vaccinazioni, ma anche per l'effettuazione. Cosa che in alcune regioni, come la Toscana, già avviene e vi avviene con risultati estremamente soddisfacenti. Abbiamo delle coperture vaccinali in Toscana, diciamo, molto soddisfacenti e forse superiori a quelle di altre regioni. Questo perché chiaramente se la famiglia si reca dal pediatra per effettuare la visita di controllo del 45 giorno e se in quell'età si viene proposta la prima dose di rotavirus, lo fanno senza dover poi andare a prenotare da altre parti. Certamente è necessario una forte collaborazione con l'igiene è necessario poter avere come noi abbiamo, come è stato detto che però non è una cosa capillare in tutta Italia, l'accesso all'anagrafe regionale vaccinale e noi in Toscana abbiamo il SISPC e abbiamo accesso diretto al SISPC dove possiamo vedere la situazione vaccinale e inserire direttamente la vaccinazione mentre noi l'effettuiamo, quindi la copertura la possiamo poi avere in tempo estremamente breve, se il mio bambino viene a farsi il vaccino per la difterite tetano e per tosse e attraversa la strada un incidente ma al pronto soccorso loro vedono immediatamente che ha appena fatto il vaccino e che non c'è bisogno di rifare un'antitetanica cosa che invece succedeva una volta non si avevano, il libretto l'avevano perso eccetera quindi l'importanza di un'anagrafe eh, digitale e condivisa e, e a cui si abbia tutti accesso è secondo me fondamentale e se queste riunioni servono a qualche cosa, come credo servano, eh, in realtà dovremmo arrivare a poter avere un'anagrafe unica nazionale, ma forse europea a questo punto, ma un'anagrafe un vaccinale globale. Giorgio Conforti parlava del famoso passaporto vaccinale che in questo momento viene riproposto per il Covid, ma che sia l'occasione per estenderlo anche alle altre vaccinazioni. E quindi come si comporta il pediatra? Durante i bilanci di salute deve effettuare una promozione delle vaccinazioni e, se possibile, deve arrivare anche a vaccinare in prima persona. Noi in Toscana lo stiamo facendo. Durante il periodo del Covid la cosa si è. Rafforzata ancor più perché abbiamo cercato di ottimizzare le visite. Come tutti avete notato, le visite per patologia da quando c'è il COVID si sono molto diminuite. Un po' perché le persone avevano paura di uscire, un po' perché le patologie con i mezzi di protezione individuale e le patologie infettive si sono molto ridotte. E quindi i nostri ambulatori sono stati utilizzati. Eh, ancora più per la prevenzione e ancora più per vaccinare, cercando di ottimizzare gli accessi in quei bilanci di salute e fare eh, più vaccinazioni. Ad esempio la vaccinazione per il papillomavirus, per il HPV, noi abbiamo cercato di anticiparla al bilancio di salute dei 10 anni, peraltro questo è, è possibile perché il vaccino è già effettuabile da 9 anni e un giorno, per cui è in quel modo... Io personalmente quest'anno ho vaccinato circa 50 bambini in più per HPV rispetto a quelli del 2019, per cui in realtà il Covid a noi è stato utile, come ho sentito dire da altri. Il vaccino dell'influenza, dell quest'anno è stato spinto moltissimo, di fatto forse poteva essere proprio il primo anno in cui se ne poteva fare a meno perché l'influenza, abbiamo visto già in Australia, non c'era stata, in Italia abbiamo visto che l'influenza non c'è, grazie ai protezioni, alle mascherine e ai distanziamenti che abbiamo e probabilmente grazie anche al fatto che quest'anno abbiamo vaccinato sei volte di più rispetto all'anno scorso. Sicuramente la vaccinazione antinfluenzale, Può essere stata un banco di prova per quello che dovrebbe essere a breve la vaccinazione per il COVID, e noi pediatri rimarremo come fanalino di coda probabilmente per dover aiutare in campo di vaccinazione COVID perché ancora i ragazzi. Eh, non sono compresi neanche nella sperimentazione, anche se sono già partiti dei Trias nei, nei bambini dai 12 anni in su, però al momento ancora non ci sono studi. A questo punto io penso che entro la fine dell'anno invece ci saranno. Ma per quanto riguarda i colleghi di medicina generale, mi, mi associo veramente col cuore a quello che diceva la Tommasa e il dottor Rossi. Perché di fatto anch'io ho notato con molto rammarico come il territorio da questo punto di vista sia stato sentito poco, e, e, e in realtà ancora i vaccini ci sarebbero, i vaccini stanno arrivando, i vaccini tutto un tratto, non sappiamo dove metterli, però l'organizzazione ancora non è stata neanche discussa, e di fronte a. Eh, disponibilità da parte nostra a entrare a, a collaborare a tutto tondo eh, da questo punto di vista in realtà ancora non ci sono state prese di posizione che, che ci confortino da questo punto di vista qui io credo che più o meno di, aver, di avere hai, hai risposto Giannetto sicuro ti, ti mando un flash perché quello che emerge da questa chiacchierata un po' in, tutti, in tutte le relazioni è che poi l'Italia è veramente a macchia di leopardo quindi ti scrive Michele Fiore molto direttamente: Giannetto ridotte fino a metà dicembre, dal 7 gennaio, almeno nel suo ambulatorio, sembra un normalissimo gennaio, patologia. Eh, ah, esatto, esatto. Sì. Quindi immagino che si riferisse a questo, ecco, perché è stato molto caustico. Poi glielo chiederemo se mai. Eh, nel frattempo, chiamerei solo un attimo in causa rapidissimamente. Sì, sì, le patologie acute, ecco, ce l'ha confermato. Sì, sì anche io sto notando negli ultimi giorni un, non dico ritorno alla norma, perché io, ad esempio, nel mio ambulatorio io normalmente pomeriggio inizio alle, alle 3 e dalle 3 alle 6 di solito faccio la prevenzione. Alle 6 facevo le patologie acute e vedevo circa 20 bambini. Io alle 6 di solito va a finire che torna a casa perché le patologie acute non se, non se ne vedono però negli ultimi giorni ha ragione Michele si sta ricominciando a vedere un po di febbre si riaccende qualcosa io farei proprio un breve flash chiederei prima a Tommaso Maio poi Alessandro Rossi perché eh, il pare... una domanda che ci viene proprio in questa logica anche se probabilmente non potete dare una risposta eh, in... Provincia d'Imperia, il problema è rappresentato dai vaccini eh, che non arrivano a sufficienza. L'organizzazione è pronta, ma mancano le dosi. Che dite proprio come aspetto di medicina generale, una percezione che avete? Stiamo parlando di vaccino anti-Covid, immagino. immagino. Sì, perché io ho solo questa domanda, quindi posso immaginare di sì. Al limite Chie dal dottor Ferrea se poi vuole precisarci, ma date proprio dieci secondi per dire com'è la situazione. Io no, ho detto che su questo abbiamo su qualunque vaccinazione si tratti, abbiamo ampi margini di, margini di miglioramento. Abbiamo avuto già grossissimi problemi con medicina generale, Alessandro lo potrà confermare, a venire costa con costanza riforniti della do delle dosi di un vaccino antinfluenzale, cioè un vaccino che era stato acquistato, eh, dove avrebbe dovuto essere. Eh, acquistato per tempo e quant'altro eh, sì ci sono delle realtà dove ci sono delle difficoltà però la cosa che personalmente mi preoccupa di più eh, non è sì, il sì, è riferito, ritardo è riferito nella... al covid eh, è okay. confermo okay, eh, di quel collega che personalmente non lo so io sono forse perché sono una pragmatica una che si mette tira su le mani che lavora non mi preoccupa moltissimo il ritardo mi spaventa ed è terrore la totale eh, mancanza di organizzazione che in alcune realtà si sta determinando. Cioè, qui stiamo, rispetto al COVID, lo sappiamo tutti, stiamo tutti tirando in, ogni giorno vediamo nuovi report su nuove varianti. Eh, L'appello è dobbiamo vaccinare il più rapidamente possibile. Un elemento è la consegna del vaccino, ma se poi non c'è pronto un modello organizzativo serio. Che permetta di vaccinare su grandi numeri, però mettendo questi grandi numeri eh, in sicurezza perché okay. non possiamo permetterci le mega code fuori dai palazzetti o fuori dagli ospedali. I pazienti devono essere distanziati. Gli anziani non possono fare due chilometri a piedi al freddo per ricevere la vaccinazione. Ne fa più paura quello. Venduto, grazie dottor Rossi. 15 secondi proprio per non andare no, fuori subito. tempo. Abbiamo vaccinato 10 milioni di persone per l'influenza in un mese e mezzo. Perché non mettere a leva questa potenzialità? Perché siamo noi la medicina di prossimità, siamo vicini alle persone. La programmazione delle prossime fasi non c'è ancora coinvolto. Grazie. Secondi. grazie, benissimo. Tra l'altro, parlando di influenza, mi permette di passare, bello questo salto d'età. L'ho detto che andiamo dai primi meno nove mesi fino ai cent'anni. Mi permette di ritornare dal mio amico Giorgio Conforti per vedere, proprio nei bambini, e proprio magari di influenza, che esperienza ci può essere stata e quanto ci può insegnare per COVID quando saremo su queste fasce d'età per l'immunizzazione. Allora, visto, visto l'ora le sparo un po' grosse, così magari siamo un po' attenti. Allora, l'influenza può ancora arrivare: è vero, quel che dice Giannetto, in Australia non c'è stata, ma ha una densità abitativa micidiale rispetto alla nostra. Ha fatto un lockdown fortissimo negli Stati Uniti sta un po' aumentando, negli anni scorsi l'influenza qualche volta è scoppiata più tardi che non gennaio o febbraio, quindi faccio un po' il crisanti o il Ricciardi, faccio un po' il pessimista anch'io e dico stiamo attenti che non è così e annusando quel che dice Michele Fiore non sarà influenza, saranno ili, saranno simili influenze, ma la patologia, specie nei piccoli, sta aumentando. E togliamo questa idea che i bambini non si ammalano di COVID, si ammalano assolutamente in proporzione come gli adulti, hanno forme più leggere, per cui eh, per fortuna loro e nostra, diciamo, e degli ospedali che li devono curare. Quindi i bambini saranno assolutamente target della vaccinazione. E sparandola anche un po' grosso, ma in parte è già stato detto: noi vaccinando per l'influenza abbiamo già vaccinato contro il COVID in due modi. Innanzitutto togliendo appunto agli ospedali quello che si temeva, la somma delle patologie simili influenzali che si andassero a sommare le patologie covid oltre al numero di malati. Per il momento va bene, ma non è detto. La modo per cui, il secondo motivo per cui abbiamo vaccinato contro il covid è che, come già è stato detto, è che abbiamo dimostrato come si può vaccinare tante persone in poco tempo. Noi pediatri, devo dire che, scusate il termine, grazie al covid Abbiamo ottenuto quel che il calendario per la vita chiede da tanti anni, in particolar modo il dottor Vitali Rosati, che è il nostro influenzologo di fiducia insieme a altri colleghi, ovviamente, che è quello di vaccinare i bambini sotto i sei anni, sani, non solo per i bambini con patologia. Questo sta in tantissime nazioni, si fa già, sarà come sarà, che comunque quest'anno, anche se non con un'indicazione stretta, il Ministero ha detto alle regioni, vedete di vaccinare i bambini sotto i sei anni, non so se ha dato le risorse. E quindi anche qui con difficoltà programmatrici italiane, qui tutti diciamo: verso luglio-agosto ci hanno chiamato per dire che dite vacciniamo i bambini sotto i 6 anni con i ritardi organizzativi e di fornitura dei vaccini che tutti abbiamo visto. Noi a Genova, in Liguria, abbiamo avuto la maggior quantità di vaccino antinfluenzale, voi per iniezione inattivato, voi per vivo in spray, il 21 di dicembre il 21 di dicembre, quando usualmente le campagne vaccinali chiudevano il 31 di dicembre. Nonostante questo, le slide non le faccio vedere, comunque abbiamo vaccinato, parliamo di Genova, innanzitutto due cose. Uno, da noi il 90% dei pediatri di famiglia ha aderito alla campagna volontaria per vaccinare, il 90%. E tutti questi, praticamente tutti, hanno vaccinato nei propri ambulatori. E questa è una grande dimostrazione di efficienza e di disponibilità. Le coperture li, ce le darà la regione, devo dire che è una copertura genovese, io sto qua ho cercato i colleghi di convincere a darmi qualche dato. La metà dei colleghi ha dato una copertura, cioè ha vaccinato i bambini propri assistiti sei mesi, sei anni, per oltre il 28% dei propri assistiti. Poco, tanto perché diranno: eh, ma poco, eh, no, non avete fallito totalmente. Ricordo che il primo anno negli Stati Uniti in cui le società scientifiche hanno raccomandato la vaccinazione dai sei mesi ai due anni come prima raccomandazione, erano esattamente le stesse. Per una dose era il 31%, noi abbiamo raggiunto e passato il 28% eh, con tutti i ritardi dei vaccini che abbiamo detto. Però per di più abbiamo fatto anche esperienza dei due vaccini perché i bambini hanno molto accettato, volentieri, che invece che fare la puntura abbiamo fatto uno spruzzo nel naso Adesso il naso è il centro dell'assistenza in tutti i sensi, anche per il COVID, si fanno i tamponi, si rifanno i tamponi e abbiamo fatto anche i vaccini anti-influenzali, devo dire, molto ben graditi. Comunque l'importante è avere due armi, sia quella in puntura, perché ha più indicazione, che quella in spray, che ha qualche limitazione di età. Quindi, Un'altra cosa che volevo dire, eh, sappiamo tutti che se tra la raccomandazione a fare una vaccinazione, e l'effettuazione della vaccinazione passa poco tempo. Io dico sempre: se la filiera è corta, siamo a Genova, qui siamo famosi per le acciughe di Monte Rosso, per esempio. Allora, se io vado a comprarmi da un peschereccio che ha appena sbarcato il suo carico di acciughe e me le faccio in giornata, hanno un certo sapore. Se quell'acciuga viene pescata, poi magari viene congelata, poi viene distribuita dopo qualche giorno in qualche ristorante, sa meno. Allora è dimostrato in letteratura che sei io che faccio la raccomandazione perché la mamma vaccini il suo figlio, influenza o non influenza. E poi le dico, vada adesso a vaccinarsi da un'altra parte, cioè passa del tempo, cioè la filiera si allunga, quelle coperture saranno più basse. È dimostrato per la vaccinazione anti-influenzale, per esempio in gravidanza, laddove il ginecologo, il medico di famiglia, eh, dice alla mamma è bene che lei si vaccini per l'influenza, guardi ce l'ho qua in frigo, se vuole la facciamo e Invece, se dice che eh, deve vaccinarsi per l'influenza, vada a prendersi un appuntamento all'ufficio di igiene, allora le coperture sono di un terzo inferiore a quelle che si demandano altre strutture. Io sono rimasto un po' male, diciamo, da quanto ha scritto la dottoressa Spadea fra di noi, la dottoressa Spadea è un'amica, è venuta ai nostri convegni, la ringraziamo tantissimo della FIMP, come Michele Conversano e tanti altri qui presenti. Però io gli ho chiesto, ma quando parlavo del presidio vaccinale, in proposito dell'anagrafe collegata ai presidi vaccinali, eh, ma l'ambulatorio dei pediatri di famiglia, dei amici di medicina generale, non è un presidio vaccinale. Come non è un presidio vaccinale? Per quale motivo? motivi di privacy non posso essere collegato? Ma io so il reddito di un paziente, qui faccio una ricetta, se sente ticket per reddito, che privacy va bene, invece non posso accedere all'anagrafe? Questa è una situazione assolutamente da risolvere assoluta, lo diciamo da tanti anni, e deve essere risolta con urgenza, perché solo così, le vaccinazioni, anche così, le vaccinazioni procederanno più spedite. Qui mi auguro che la lassù, si diceva, le trasmissioni verticali, da dove ci sentono, questa okay. è la prima cosa da fare. Allora, messaggi per l'alto, speriamo che non sia un iperuranio, ma si riesca a commentare bene. Eh, poi magari la dottoressa Spadea ci dice proprio in dieci secondi la situazione io volevo chiedere a voi due quello che ho chiesto a Michele Conversano in dieci secondi e poi passiamo alla parte ospedaliera eh, il fatto degli intervalli tra una vaccinazione e l'altra che con Covid sta diventando un discorso sempre più importante dal punto di vista del pediatra eh, prima Giannetto e poi Giorgio come la vedete e come la spiegate? Dieci secondi è eh, proprio per darci quello che dobbiamo portarci a casa dalla vostra esperienza? Noi abbiamo la fortuna di una quasi corrispondenza totale tra i bilanci di salute e il calendario vaccinale, per cui per noi non, non c'è proprio nessun problema. È difficilissimo che una mamma che ha preso il ritmo eh, dei bilanci di salute, io se volete vi faccio vedere una, una sola cosa. Eh, eccola qua. Eh, riuscite a vederlo? Eh. I dottore, le vediamo. Se allora, anche in presentazione, a, sinistra, se anche... a sinistra noi abbiamo i nostri bilanci di salute. E vedete, questo giallo è il foglio che io do a tutte le mamme, e accanto gli ci scrivo la data. Da, da una volta all'altra si rinnovano i bilanci di salute e ogni volta facciamo combaciare le, le vaccinazioni. Eh, è una cosa estremamente semplice che consente di rispettare bene nel 99% i tempi quindi gli intervalli si possono rispettare questo è un messaggio importante teniamoli presente in questo periodo nel frattempo a Giorgio Conforti ricordo che Michele Fiore ci ha scritto che i dati regionali FIMP sono più o meno sul 90% su quel dato quindi non solo Genova ma tutta la Liguria e c'è una curiosità domanda di Valeria che nel frattempo commenti Giorgio se puoi Ricordiamo che nei bambini sotto i 9 anni sono necessarie due dosi se è la prima volta che si vaccinano. Quindi quel 28% diventa il 56% dei pazienti. No, no, non è proprio così. Molti dati in letteratura ass assommano i bambini che hanno fatto almeno una dose per essere anche negli studi di efficacia sul campo. Poi due dosi ovviamente è meglio. Dico che a Genova facciamo da anni il vaccino anti eh, ai soggetti cronici, quindi... Abbiamo già un repertorio di bambini già vaccinati non da parecchi anni, quindi spesso abbiamo fatto una dose sola quest'anno. Una cosa sulla cosomministrazione, ovviamente è auspicabile, è un vaccino nuovo, quindi si sa ancora poco, e nel bugiardino non c'è scritto. Però ricordo l'antimeningococco quando è uscito, cinque anni fa, era assolutamente una cosa da fare da solo. L'AIFA diceva attenzione perché succedono gli effetti collaterali, il 40% di febbre e così via, non è vero. Bisogna dar tempo e via via il bugiardino verrà cambiato. Le amministrazioni scommetto che le stanno già studiando. È eh, Rapidissimo Giannetto, ci chiedono se puoi rimettere un attimo il tuo schema, quello sui bisogni di salute. Ecco, che ha avuto, fascino, ha avuto fascino sul pubblico, ecco. ma poi puoi anche condividerlo, eh, non devi essere così. Ah sì sì, io, è... allora chiedo all'organizzazione magari se mandi poi la slide a loro, se, se vuoi, così lo condividiamo e nel frattempo andiamo avanti sulla parte ospedaliera. Abbiamo fatto vedere questo flash e poi per chi l'aveva chiesto, eh, ecco ok, ci ringrazia perché questa condivisione è molto utile da parte di chi è con noi e partecipa così attivamente. Massimo Agosti direttore di neonatologia, terapia intensiva e neonatale, pediatria Verbano, che ci racconta, prego tutti di star nei tempi perché poi con le acciughe di Monterosso <ride> comincia a, cominciano a salire gli stimoli di altro tipo e poco controllabili, eh, che esperienze ci sono a livello nazionale sulla vaccinazione ospedaliera e quella che è stata la sua esperienza, dottor Agosti. Sì, grazie, grazie per, per l'opportunità. Devo dire che, come hanno detto qualche collega prima, L'ambiente molto positivo e quello che ho sentito che va sotto le parole, secondo me, integrazione, collaborazione e condivisione un po' dei vari pensieri, aiuta, aiuta anche a superare questo momento e a prendere un po' il buono, quel poco di buono che eh, siamo co costretti ad accettare dal Covid. Però qualcosa c'è e in queste 4-5 slide eh, mi permetto di segnalare un po' quella che è la nostra esperienza. Eh, dovuta proprio al fatto che partendo dallo spunto di quello che eh, un po' ci ha insegnato la pandemia e, e, e come ha posto l'attenzione anche su quelli che sono i bisogni di prevenzione eh, delle malattie infettive, dando informazioni che siano coerenti. Quindi io vi porto quella che è un po' l'esperienza di quel pediatra che è nei punti nascita, quindi che sia neonatologo o pediatra neonatologo, comunque che intercetta le famiglie in quel periodo delicato che è appunto la nascita. Noi è stato già detto nelle altre in qualche altra relazione, ecco che non riuscivo a farlo andare avanti quanto sia importante parlare un po' la stessa lingua, perché noi viviamo proprio durante il percorso gravidico i colleghi ginecologi e poi noi nei primi mesi, anni di, di vita, quanto poi pesino errori di comunicazione, informazioni sbagliate, diverse, eh, in un momento emozionale per i genitori molto particolare, quale è quello di avere un primo figlio, che porta proprio a mettere in dubbio delle cose che per noi sono delle verità granitiche. Quindi noi già come eh, neonatologi lombardi sicuramente, ma credo un po' a macchia di leopardo, ma credo abbastanza sempre di più, diamo tutti alla dimissione un fogliettino che è più o meno questo, quello, quello che diamo noi a Varese, ma che dia, so che viene dato anche nei punti nascita milanesi e comunque lombardi, in cui sproniamo, accompagnato da... Da anche da, un po da una chiacchierata, sproniamo i genitori a eh, vaccinare i propri figli. In realtà, però, noi quello che abbiamo pensato è stato anche quello di gettare un po' di più il cuore oltre l'ostacolo: ovvero, partendo dal presupposto di quella, eh, di quella grande risposta che ha avuto la maternal immunization sulla difterite tetano per in particolare la pertosse. Eh, per quanto riguarda e poi anche poi Morbillo Parotite e Rosolia per quanto riguarda le donne in gravidanza, eh, siamo partiti a Varese fra i primi, se non i primi, sicuramente in Lombardia, no? in merito dei nostri colleghi ostetrici, abbiamo pensato di provare ad estendere sperimentalmente in un progetto che era appena partito e poi la pandemia Covid ci cioè ha proprio un po' sotterrato. Ma abbiamo in animo di rialzare la testa presto, Covid permettendo. Praticamente che cosa facendo? Facendo questo progetto meno 90, cioè che sono i tre mesi del maternal immunization, più 90, ovvero una proposta a proseguire un po' come ha detto il collega pediatra prima, eh, a proseguire la proposta vaccinale, ovvero di mettere il neonato dando già l'appuntamento per l'esecuzione della prima vaccinazione esavalente pneumorotavirus. Da eseguirsi come offerta nello stesso ospedale nostro, quindi nella fattispecie a Varese. Quello diventa una presa in carico del neonatologo pediatra che si mette in gioco, che non solo si mette in gioco, ma addirittura dà l'appuntamento. Tutto questo è stato fatto in collaborazione con i colleghi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, ma soprattutto vede una grande coesione. Per quello che è il messaggio, i genitori vivono una grande coesione. E proprio quello che dicevo prima, dobbiamo tener conto de, di quella che è la dinamica emozionale, ovvero l'utente, in questo caso per noi i genitori del nostro paziente, perché noi dobbiamo far breccia nei genitori del nostro paziente, per avere fiducia nei vaccini, non deve rilevare incongruenze perché se Tizio dice una, coia, una cosa, Caio ne dice un'altra diventa un po' complicato poi fidarsi e affidarsi. Quindi se eh, abbiamo un, uh, un linguaggio comune, ma che poi sul campo tradotto vuol dire ginecologo che dice vaccinati, anzi ti vaccino io, il neonatologo pediatra che dice vaccinalo, anzi lo vaccino io come prima cosa, il pediatra di famiglia che prosegue in, questa, uh, in questo consiglio insieme ai colleghi del, degli uffici di igiene, beh, Credo che diventi tutto molto più semplice. Questo è il nostro progetto. Il Covid ci ha un po', come dire, eh, rallentato, anche perché Varese nella seconda ondata è stata pesantemente coinvolta. Ma eh, naturalmente non, de non demordiamo e eh, ci crediamo, quindi andremo sicuramente avanti. Io direi che sono stato Perfetto. breve, ma spero eh, chiaro. Io credo che, eh, dottor Agosti, che lei abbia dato eh, gli stimoli di cui c'era necessità perché, come diceva all'inizio, questa nostra serata e anche questa formula, eh, più che portare degli statement e eh, degli up to date, vuole proporre dei possibili modelli e questo meccanismo di integrazione, per così dire, che lei ha portato, è un po' quello che eh, forse ci rimane a tutti e speriamo rimanga. Come eredità quando questo COVID eh, eh, ci lascerà un po' eh, stare più tranquilli. Eh, si tratta di trovare, in termini di approvvigionamento, l'hanno detto prima eh, anche chi è con noi ad ascoltarci, in termini di organizzazione, in termini di condivisione di processi, l'analisi, eh, l'anagrafe vaccinale, l'ha detto sia eh, Giorgio Conforti, sia Tommaso Maio, sia Alessandro Rossi. Questa condivisione è uno strumento fondamentale in un percorso culturale. Che io credo, comunque, anche a livello del, della comunicazione orizzontale, eh, Tomasina, possa ancora migliorare. Ecco, ci sono spazi con gli specialisti, con tutto. E quindi, più carne mettiamo al fuoco, più modelli proponiamo, e sicuramente meglio è. Eh, poi, alla fine, magari 10 secondi a tutti, vi chiedo come vedete il futuro, però andrei da Roberto Ieraci perché io vivo moltissimo, la realtà di Genova e eh, Giorgio Conforti lo sa, eh, nella nostra città ci sono stati, ieri è uscito su, sul giornale di Genova, poi oggi su tutti, i 15 eh, operatori sanitari di un grande ospedale che hanno detto io non mi vaccino e sono diventati tutti positivi. Allora, con l'influenza la vivevamo, io so che più o meno nei nosocomi si è sul 20-25% di operatori sanitari. Col Covid si pensava di non vivere più. Allora il processo proprio da scatenato in questa logica di portarci esperienze che possano aiutare tutti a crescere, come si può fare per favorire la vaccinazione per gli operatori sanitari? E poi un aspetto un po' più specifico della sua esperienza, dottor Ieraci. Eh, vaccinare le gravide in ospedale si può, non si può, in che modo si può? Proprio un flash di esperienze. Sì, prima di, di rispondere alla sua domanda, ringrazio dell'attenzione, vorrei aggiungere un qualcosa che riguardava i medici di famiglia e i pediatri di scelta a cui io sono particolarmente legato. Devo dire che la loro partecipazione alle campagne vaccinali è assolutamente insostituibile. Devono contare di più perché. La Maio faceva riferimento alle problematiche che sono avvenute quest'anno sulla distribuzione dei vaccini anti-influenzali. È assolutamente necessario che uno di loro, a livello di singola ASL, possa partecipare al processo, al percorso organizzativo. Questo è fondamentale perché se i medici di famiglia a livello nazionale fanno 10 milioni di dosi di vaccino nella Regione Lazio, su 1.500.000 di vaccini registrati, 1.280.000 sono stati effettuati dai medici di famiglia. Questo significa che la loro parte è preponderante, quindi devono contare di più. E nel prossimo piano regionale, e parlo della Regione Lazio, sicuramente sarà prevista una figura che possa scendere anche nell'aspetto organizzativo, soprattutto per quanto riguarda i momenti critici della distribuzione dei vaccini perché mai come quest'anno io ho ricevuto centinaia di telefonate di ottantenni, di settantenni che alla fine di dicembre non avevano ancora fatto il vaccino antifluenzale. Non nascondiamoci dietro il dito, diciamo le cose come stanno, quindi la partecipazione della medicina del territorio è fondamentale alla riuscita di qualunque campagna di vaccinazione, ma questo vale non solo per l'influenza, per l'opinomococco, per la vaccinazione sequenziale, per il, il prossimo vaccino contro l'herpes zoster inattivato adiuvato che sarà sicuramente un grande vaccino particolarmente efficace e duraturo nel tempo ma anche per altre vaccinazioni e penso ai medici di famiglia per la vaccinazione per quanto riguarda il papilloma dove abbiamo grossi problemi dove le coperture vaccinali stanno scendendo in basso ritornando al discorso del, dell'ospedale è evidente che sugli operatori sanitari che sono fonti attendibili di informazione per la popolazione generale ricade un grande, una grande responsabilità. Negli anni passati gli operatori sanitari ci hanno abituato come, diciamo, a essere tracciati come fonti di malattie prevenibili da vaccino. Non dimentichiamo l'esperienza del morbillo che è avvenuto nel 2018 e nel 2019. Quanti operatori sanitari che potevano essere vaccinati e non erano vaccinate e hanno creato un problema da questo punto di vista. Sul Covid ovviamente ancora non abbiamo dati, ma sembra che ci sia comunque una grossa risposta. Però qui, per quanto riguarda gli operatori sanitari, si deve passare dalla consapevolezza ma anche all'obbligo, perché per fare questo mestiere, probabilmente il fatto di essere vaccinato contro le malattie preventive da vaccino è, non è soltanto un valore morale ma anche un, un concetto di idoneità a quel tipo di professionalità. Quindi se non si vaccinano probabilmente dovremmo passare al discorso dell'obbligo. Noi per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale gli ospedali statunitensi ci hanno abituati a una copertura del 90-95%. Se noi la paragoniamo alla copertura vaccinale negli anni passati nei confronti dell'influenza dei nostri operatori sanitari, veramente c'è un po' da vergognarsi, un po'. Quindi, questo è un discorso molto importante, ma io penso e noi come regione Lazio dal punto di vista della strategia vaccinale, siamo a per pista, perché ricordo che l'anno scorso noi la regione ha emanato una circolare che ha definito la cornice istituzionale del centro vaccinale ospedaliero, perché noi parliamo sempre di soggetti sani i Soggetti rispondenti, ma parliamo poco dei soggetti immunosoppressi, immunodepressi, dei pazienti oncologici, dei pazienti trapiantati di midollo, di organoso, i pazienti reumatici in trattamenti con farmaci biologici. La copertura i tassi di immunizzazione in queste categorie di soggetti sono estremamente basse e noi sappiamo benissimo che, anche se rispondono poco le vaccinazioni, è meglio una protezione parziale piuttosto che una non protezione. Quindi, ogni grande ospedale. Dotato di oncematologia, di ginecologia ostetrice, eccetera, eccetera, deve avere un centro vaccinale di secondo livello in cui si affrontano le problematiche di questo tipo di queste categorie di soggetti che sono veramente soggetti altamente vulnerabili. Quindi, in questo senso, qui gli operatori sanitari sono i veri influencer delle decisioni di vaccinazione perché somministrano il vaccino, rispondono, informano la popolazione perché abbiamo sempre necessità di un. Di un'opinione pubblica informata e consapevole rispondono alle ansie e alle preoccupazioni circa l'ansia e l'efficacia dei vaccini. Pensiamo a quello che è successo su AstraZeneca, perché anche qui diciamo le cose come stanno. Attualmente tutti i vaccini Covid-19 disponibili e autorizzati sono tutti efficaci nel rispondere ad evitare Covid-19 grave. Ecco, i, loro, gli, gli, i vari studi clinici sono nati per questo. Quindi è importante utilizzare tutte le mun munizioni che noi abbiamo. Oggi il problema sulla vaccinazione Covid è soprattutto un è questo collo di bottiglia sul numero delle dosi. Noi, come regione, abbiamo fatto un accordo con i medici di famiglia che partirà il 1 marzo, in cui tutti i professionisti sul territorio saranno coinvolti appropriatamente per poter e stiamo adesso lavorando sul discorso formativo e sul discorso organizzativo di modo da coinvolgere questi professionisti che con i loro studi di prossimità possono sicuramente rispondere alle esigenze di quelle fasce di persone che vanno nelle varie fasce d'età e soprattutto ai fragili da questo punto di vista. Per quanto riguarda le coperture vaccinali in gravidanza, prendiamo un target e le nostre coperture sono molto basse perché l'esperienza dell'ospedale di Prato dove è stato avviato il primo centro vaccinale all'interno di un reparto di ostetricia e giaconologia perché come ripeto parliamo di influencer delle decisioni di vaccinazione nel campo delle donne in gravidanza sono i ginecologi sono i loro medici che sono i veri influencer quindi non devono soltanto raccomandare ma devono anche somministrare il vaccino solo in questo modo insieme alle ostetriche ovviamente anche i consultori sul territorio solo in questo modo noi riporteremo le coperture vaccinali in questo gruppo di popolazione a quei livelli tipo i paesi anglosassoni ma anche io recentemente ho fatto uno studio sul, sul vaccino anti influenzale nelle donne in gravidanza anche nei paesi del sud america ci sono coperture nei confronti delle donne di gravidanza, nei confronti dell'influenza della difto tetanopertose, intorno al 70%. Noi siamo a livelli che è meglio non dire da questo punto di vista. Quindi strategie innovative, partecipazione di tutti i professionisti, ricordando anche non soltanto le persone che stanno bene, ma anche le persone fragili e vulnerabili che devono avere un'accoglienza specifica in questi centri vaccinali ospedalieri dove. Non si, non, non si fanno solo i vaccini, ma si studia anche la tempistica dei vaccini in rapporto alle terapie effettuate dai pazienti. E poi ricordarsi che i correlati di protezione nei confronti delle vaccinazioni esistono solo per le persone immunorispondenti, bene, ma non esistono correlati di protezione nei soggetti fragili nei, nei soggetti immunodepressi e immunosoppressi. E questo è un dato importante. Quindi, nuove strategie per far sì. Da una parte di aumentare la cultura vaccinale, ma anche riuscire a raggiungere quelle coperture vaccinali che noi ci aspettiamo in tutte le categorie di soggetti. Grazie, grazie dottor Ieraci, anche perché questa figura del medico influencer è, sarà quella fondamentale, a mio modo di vedere, occupandomi io proprio di comunicazione, perché io scrivo ai miei, e, e i medici devono diventare sempre più influencer. Eh, la formula meno 90 più 90 del dottor Agosti è molto piaciuta. L Abbiamo fatto fare una corsa, dottor Agosti. Eh, ci chiedono se può spiegare. Io le dico sempre in 30 secondi: meglio il meno 90. Sì, certo. Beh, intanto sono molto piaciuta ed è, ed è uno stimolo, in realtà, uno stimolo per, eh, perché le carte vanno veramente un po' rimescolate. Il ruolo dell'influencer, del medico influencer, anch'io lo condivido. E soprattutto bisogna condividere il principio che chi dice poi deve anche un po' fare, perché forse in questo campo dei vaccini, se uno dice ma fa anche, cambia un po' la percezione. Tornando alla domanda, 5 secondi: il meno 90 appartiene ai ginecologi. Quindi, la stessa mamma che è stata vaccinata dal ginecologo per proteggere il suo bambino da non prendersi sostanzialmente la pertosse. Eh, in quel, in quell'intervallo libero di due mesi in cui potrebbe prendere, in cui purtroppo abbiamo visto, io ho avuto un, un almeno uno due anni fa intubato in terapia intensiva con, con la bordetella per tussis, eh, la stessa mamma poi viene dimessa col suo bambino, col neonato, non più fetto ma neonato, con l'appuntamento per vaccinare il suo bambino. Quindi c'è una continuità. Un passaggio di testimone dal ginecologo al pediatra neonatologo e poi eh, al territorio per proseguire. poi. Ma questo è una presa in carico, è un modo per dire: noi ci siamo, non parliamo e basta, ma diciamo. In questo modo anche il pediatra neonatologo eh, capisce quanto è importante sul campo la prevenzione. Vede, noi abbiamo, e poi concludo: due formidabili armi. Un'arma ce la dà la natura. Che è il latte materno ed è un'arma naturale per prevenire le malattie. Qualcuno prima ha detto giustamente che noi pediatri siamo i medici della prevenzione. L'altra arma ce l'ha data l'intelligenza umana che sono i vaccini. Se noi diamo la possibilità a ogni nato di poter essere allattato al seno, se la mamma ce la fa e può e sosteniamo l'allattamento materno e sosteniamo le vaccinazioni, beh, abbiamo fatto veramente tanto. Chi ben comincia, metà dell'opera. Grazie, eh, grazie dottor Agosti anche per questa precisazione. Io chiamo in causa il professor Pierluigi Viale. Il eh, professor Pierluigi Viale, vabbè, ve l'ho presentato prima, è il direttore dell'Istituto di Malattie Infettive dell'Università di Bologna, chiedo proprio eh, una, una curiosità l'infettivologo fondamentalmente soprattutto adesso ma anche prima eh, viene chiamato un po da tutte le parti in ospedale ecco può entrare in gioco eh, l'influenza dell'infettivologo nel senso culturale non virale ovviamente nel eh, determinare quello che è un percorso vaccinale su alcune tipologie di pazienti il ricoverato immunocompromesso, il ricoverato fragile, ecco, nel momento in cui l'infettivologo va in una medicina interna, può diventare il datore del messaggio dell'importanza delle vaccinazioni in questo senso? Secondo me deve diventare il datore di questo messaggio. Eh, allora, l'ospedale che vaccina non è più un sogno, l'ospedale che vaccina deve diventare un progetto di riferimento del di diventare un progetto strategico per tutte le aziende ospedaliere, soprattutto per quelle aziende ospedaliere che ricoverano, che ricoverano pazienti con condizioni di monosoppressione. Eh, sì, io ho la presunzione di, di affermare che, eh, nella misura in cui. Le unità, le unità di operative di malattie infettive sono state capaci di uscire dalle torri dell'AIDS e di costruire una cultura della gestione della terapia antimicrobica nel paziente critico, nel paziente difficile, eh, hanno anche avuto questa grande chance di interferire, intervenire sulle politiche vaccinali. Eh, L'anno scorso l'ultimo caso di... Malattia invasiva pneumococica che abbiamo visto a Bologna era un paziente di 70 anni dimesso dopo una splenectomia, eh, sulla cui foglio di dimissione c'era scritto si consiglia vaccinazione antipneumococica. Mm. Questo paziente non ha fatto la vaccinazione antipneumococica e poi è, un anno dopo, circa, è stato ricoverato con una mengite da cui è uscito eh, sì, in qualche modo, ma sicuramente con le ossa rotte. Questo episodio è stato per, per me e per il gruppo dei miei collaboratori una specie di campanello che è suonato nel nostro orecchio e abbiamo deciso di cambiare la nostra strategia, di, di, di passare dal... Dal, da un capoverso lettera di missione in cui c'è scritto si consiglia di eseguire vaccinazione a una frase diversa, il data X è stata eseguita vaccinazione antipneumococica o questo lo abbiamo applicato eh, sperimentalmente in alcune popolazioni di pazienti molto ospedali dipendenti, molto molto strutture assistenziali dipendenti come ad esempio i trapiantati di organo solido e adesso in questo momento tutti i trapiantati di organo solido escono dal Sant'Orsola con un aggiornamento del loro calendario vaccinale. Questo credo in primis durante il periodo invernale la vaccinazione anti-influenzale. Questo credo sia una, una responsabilità che ci dobbiamo assolutamente prendere e che deve andare oltre ovviamente il palato immunodepresso, il malato coccolato per definizione come il malato come trapiantato, il nostro obiettivo è di arrivare ai malati con insufficienza cronica, ai diabetici e così via e eh, in accordo con, con ovviamente i centri vaccinali di costruire all'interno di un ospedale che ha 1500 posti letto una attività vaccinale ben, ben definita e, Devo dire che non ho trovato condizioni ostative. Nella mia esperienza ci sono già, eh, ci sono già eh, ambiti di vaccinazione completamente a carico dell'ospedale. I pazienti HIV positivi li vacciniamo in malattie infettive. Quando due anni fa ci fu l'epidemia di epatite A tra gli sms, eh, tra... Gli MSM noi eh, facemmo la vaccinazione di antipatite A, tutti gli MSM che afferivano per altri motivi alla, alla nostra unità operativa. E notizia di ieri, la Regione Emilia-Romagna ha deciso, nel momento in cui eh, sta per partire la fase di vaccinazione dei pazienti fragili, di affidare alle strutture ospedaliere la vaccinazione dei fragilissimi. Ovvero sia di quei pazienti che hanno un'afferenza costante alle strutture eh, ospedaliere. Qualche esempio: idealizzati i, i malati oncoematologici in, in chemioterapia, i malati oncologici in chemioterapia, i trapiantati e così via. Questi pazienti saranno vaccinati presso le strutture ospedaliere mm, per dare modo eh, lasciando ad ogni, ad ogni struttura ospedaliera poi la sua, la, sua, la sua organizzazione decidere come meglio organizzare tutto questo. Questa è una cosa che fa molto comodo ai pazienti e che permette anche a noi di, di tenere sotto controllo molto da vicino la, 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 la risposta al vaccino di queste persone, che ci permette su specifiche... Categorie di pazienti rispetto alle quali non sappiamo quale sarà la risposta del, al vaccino anti-COVID, eh, di avere la possibilità di monitorare la risposta con qualche cosa di più dell'osservazione dell'incidenza di, di, di patologia, ma andando a studiare le t cell, andando a studiare gli anticorpi neutralizzanti e così via. Ma soprattutto credo che l'ospedale che vaccina, e quindi ritorno su quello che hanno già detto altri colleghi, sia. Veramente un momento di grande responsabilizzazione per tutto il personale dell'ospedale perché come diceva il collega, se tu vaccini una persona, beh, poi non puoi certo dire che tu non ti vaccini. E quindi il ruolo di influencer del, del personale medico, del personale infermieristico viene assolutamente incentivato eh, nel momento in cui si dice al signor Rossi oggi: devi andare a fare. Chiedo scusa al dottor Rossi. Eh, ehm, si dice a un paziente di eh, sottoporsi oggi al vaccino e l'infermiera X che va a fare il vaccino a questo paziente. E voglio vedere con quale faccia poi è capace di rifiutare una vaccinazione anti-influenzale, una vaccinazione anti-morbillo, se non l'ha fatto, o una vaccinazione anti-COVID. Eh, anti Rispetto al tema del Covid, l'altro giorno abbiamo avuto una lunga discussione, una lunga conferenza stampa con l'Ordine dei Medici di Bologna che ha preso una posizione molto decisa, molto radicale rispetto al rifiuto della vaccinazione da parte del, dei medici eh, e si è aperto un dibattito sulla opportunità, sulla possibilità di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti degli, dei medici che si rifiutano di fare il vaccino proprio perché il rifiuto del medico eh, soprattutto se lavora in una struttura, eh, soprattutto se è inserito non è un libero professionista, ma è inserito all'interno di un sistema sanitario, è un rifiuto che ha un peso maggiore rispetto a quello di un'altra persona, perché il professionista della salute che non si vaccina non ha soltanto una responsabilità verso se stesso e verso i suoi figli e la sua famiglia, ma ha una responsabilità anche verso tutti i pazienti, perché siamo la figura più osservata del della, delle strutture sanitarie, quindi siamo una figura che deve avere maggiore attenzione a dare, a dare i giusti messaggi. La, la regione Emilia-Romagna, come sapete, è stata la prima regione che ha istituito l'obbligo di vaccinazione per andare all'asilo eh, e adesso è a un punto mh, le, 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 la legge di. Far firmare all'operatore sanitario al momento dell'assunzione in una struttura pubblica la sua disponibilità ad essere vaccinato. Perché credo che eh, sia, venuto momento, sia venuto il momento di usare anche le maniere forti. Mai come in questo momento in cui la strategia vaccinale è l'unica vera strada che noi abbiamo per invertire il trend di questa, di questa epidemia, mai come in questo momento sia giustificato tutto, sia giustificato qualsiasi tipologia di intervento anche costrittivo nei confronti del personale sanitario. Io credo che se a me adesso viene una crisi d'angor e mi, mi, e mi chiamo il mio collega infettivologo, la prima cosa che gli dico è chiamo un cardiologo che venga a vedere che cosa mi sta succedendo. Ora, come io, paziente, ho il diritto di rivolgermi a un professionista qualificato, credo di avere il diritto, in questo momento come cittadino, di chiedere al medico e all'infermiere se è vaccinato per il Covid e il medico e l'infermiere devono rispondermi di sì, non c'è nessuna deroga a poter rispondere no, soprattutto con un vaccino a RNA messaggero che è quanto di più sicuro ci sia sulla faccia della terra grazie, grazie professor Viale anche perché ci ha dato un po' di prospettiva sul futuro che è quello che io chiedo adesso, abbiamo ancora 5 minuti e poi chiuderò con Michele Conversano facendo il giro alla rovescia chiedendogli proprio una battuta sull'RSA. Eh, quindi proprio con 15 secondi a testa, partendo dal professor Viale, eh, mi piace dare i tempi al eh, professore, lo sa, siamo molto televisivi, dai, che ci divertiamo. Non più di 15 secondi a testa, stesso congresso tra tre anni, cosa immaginate sarà cambiato nel processo di immunizzazione? Eh? Tralasciamo Covid, come saremo messi? La vostra speranza. Aye Dream. La nostra speranza è che eh, uno degli effetti collaterali positivi del COVID sia trasformare l'Italia da maglia nera d'Europa come adesione alla vaccinazione antinfluenzale a maglia rosa o maglia gialla eh, nel nostro continente. Quindi sul podio, eh, Roberto Ieraci. Sì, l'esperienza del COVID, questo periodo così duro, sicuramente porterà un vantaggio anche sulle vaccinazioni di routine. Su cui però c'è. Non bisogna abbassare la guardia perché oggi si parla tanto di vaccino Covid, ma si è messo un po', si è abbassata la luce sulle le vaccinazioni di routine e dobbiamo riuscire a mantenere delle ottimali coperture vaccinali, ma anche soprattutto rispettando anche la tempistica delle dosi vaccinali, sia in fascia pediatrica sia nelle, nei, nei soggetti fragili. È molto importante perché oggi fino a un certo... si vaccinano bene, devo dire, ma c'è un ritardo de, degli step vaccinali che veramente a volte è fragoroso da questo punto di vista, soprattutto nelle grandi città, perché nelle grandi città, tipo le aree metropolitane di Roma, Milano e, e, o Palermo Napoli, non è così facilmente risolvibile l'accesso ai servizi vaccinali. Questo è un discorso in cui dobbiamo digitalizzare di più, informatizzare di più e spero che questo eh, possa avvenire in tempi rapidi anche con una banda larga nazionale, di modo che tutti possono accedere facilmente a tutti i dati eh, gli ambulatori dei, dei medici di famiglia dei pediatri di scelta ma non solo ma anche gli ambulatori dei, dei centri vaccinali ospedalieri dei pronto soccorsi possono, de possono e debbono accedere alle anagrafe vaccinali regionali e nazionali questo è il mio auspicio questo è l'obiettivo tra tre anni dottor agosti Sì, è allora... sesso congresso cosa sarà la neonatologia questo 90 prima e 90 dopo io sono convinto che sarà sicuramente meglio, sarà sicuramente meglio perché più persone, più professionisti si stanno preoccupando dei, dei vaccini e della prevenzione vaccinale. Il Covid, nostro malgrado, ha accelerato questa presa in carico nostra, questa presenza nostra qui stasera nella testimonianza. Secondo me in meno 90 giorni e più 90 giorni o eh, progetti analoghi, in questo noi italiani siamo fantasiosi, magari nel diversificarci, ma così come sappiamo andare sotto, sappiamo anche risalire molto molto bene. Quindi io sono molto ottimista su questo tema. Giorgio Conforti, pediatra tra tre anni con i vaccini, che punto saremo? Allora. Spero che avremo due nuovi piani nazionali per la prevenzione perché quello attuale del Ministero è stato vergato nel 2016, valeva dal 2017 al 2019, è scaduto da un anno e mezzo. Quindi avere dei piani nazionali vaccinali molto più aggiornati perché in medicina 4 anni, 5 anni ormai è nera infinita. Da questo notizia. Il Board del Calendario per la Vita, che fa in questi anni da stimolo al ministero per fare nuovi calendari, si sta per riunire per la nuova edizione. Quindi raccomandazioni aggiornate. Benissimo. Giovanni Vitali Rosati. Allora, il primo sogno è l'anagrafe nazionale, o meglio, l'anagrafe a cui tutti i pediatri, i medici di famiglia, gli igienisti possano avere accesso libero per le vaccinazioni. E poi l'altra cosa è che l'esperienza toscana dove i pediatri di famiglia stanno vaccinando tutti al 90% i propri assistiti si è estesa al resto d'Italia, quindi queste due speranze di avere in tutta Europa un'anagrafe vaccinale eh, digitale e che tutti i pediatri possano eh, seguire l'esempio toscano nel poter seguire i propri bambini. Alessandro Rossi, torniamo in salita, facciamo il giro alla rovescia. Beh, sono ottimista, senza esagerare. Ehm, conto che fra tre anni i medici si interessino di più, conoscano di più, amino di più le vaccinazioni e conoscendole di più e amandole di più saranno, faranno un grande servizio ai loro pazienti. Grazie, io ricordo nel frattempo per i pediatri perché ho perso dalla chat. Eh, che ci ha scritto Caterina D'Agostino dicendo che di la percentuale di vaccinazione anti-influenza è bassa perché durante la pandemia è stato più difficile organizzarsi come auspicabile. Quindi anche voi, i pediatrici, dicono che il prossimo anno andrà meglio. Noi abbiamo dato tre anni come meta. Moltissimi bambini in quarantena, ahimè, non hanno fatto la seconda dose. Speriamo di aver superato questo problema. Tomasina Maio. Se c'è ancora. Già Demino, sì. parlavo senza aver riattivato. Okay. Io sono fortemente ottimista sull'integrazione fra i professionisti. Eh, abbiamo da tempo iniziato a dialogare, stiamo migliorando in questa capacità. I margini di miglioramento, come dicevi tu, Federico, ci sono, ma sono molto ottimista su questo. Una forte speranza è che migliori la cultura organizzativa di chi si trova nella, nelle stanze delle leve di, con le leve di, i bottoni di comando. Questo conta. Antonietta Spadea, che è stata anche chiamata in causa prima. Se, se Mi ancora... spiace che non posso accedere con il video ma in qualche maniera è bloccato comunque volevo dire che in questo clima di ottimismo mi inserisco perfettamente anche io sono certa che questa esperienza con il covid l'aver aspettato questo vaccino con tanta insomma speranza e sarà eh, sicuramente un volano per tutte le vaccinazioni vedo un clima molto favorevole di fatti in tutti gli ambienti e volevo dire appena una notazione sulle donne in gravidanza eh, che ormai diciamo, i ginecologi hanno superato le loro paure, che probabilmente nascevano anche da, da non conoscere bene le vaccinazioni quindi temere di poter fare un danno alla donna in un periodo particolarmente vulnerabile. E ormai le donne in gravidanza si vaccinano, siamo molto contenti, vediamo dei, dei numeri veramente incredibili e spero presto di poterli pubblicare. E per quanto riguarda, prima il dottor Rosati mi ha detto: insomma, mi, mi ha fatto notare come mai non possiamo considerare ancora presidio vaccinale i pediatri. Nella Regione Lazio, ancora è così. Ci stiamo muovendo per, per cambiare questa logica. ma... Attualmente è così, I, i pediatri attualmente collaborano, hanno collaborato esclusivamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e, e a volte collaborano e vaccinano, però purtroppo non in maniera eh, come posso dire ufficiale, ma insomma, prendendo accordi singolarmente, prendendo il vaccino, somministrandolo, ma non è un modo certo ufficiale e diciamo ben eh, dichiarato. Ben definito e dichiarato. Esatto, diciamo. esatto. Grazie molte. È arrivato Alberto Fedele, che tanto saluto perché era bloccato per problemi importanti. Alberto, in un minuto, che un minuto proprio, eh, che contributo potranno dare le, vaccina le, le vaccinazioni nelle RSA e che tipo di informazione si può fare nelle RSA? Parte adesso. 60 secondi, via. Il, il, il contributo delle vaccinazioni è fondamentale, lo ha dimostrato, lo hanno dimostrato anche i tempi che, eh, che stiamo vivendo, nel senso che era attesissima la campagna di vaccinazione anti-Covid, ha avuto un un buon successo nelle nelle rsa che erano blindate ed è stata vista come un'occasione un'occasione di riprendere eh, riprendere vita riprendere vita sociale soprattutto e quindi diciamo eh, hanno avuto un gran successo e dobbiamo cogliere questa questa opportunità anche per le altre per le altre vaccinazioni che fino ad ora erano un po sonnecchiose nelle nelle collettività e anche nei confronti degli operatori gli operatori hanno capito che, che prevenire è importante e quindi fare una campagna di, diciamo, in partnership con gli, altri, con gli altri soggetti, con gli stessi operatori per vaccinare operatori e, eh, ed ospiti per tutte le vaccinazioni dell'adulto. Credo che eh, questo è uno dei pochi aspetti positivi di questo dramma che stiamo vivendo. Grazie, grazie Alberto, ti abbiamo fatto fare una corsa bestiale. Eh, Michele Conversano nel frattempo chiede alla regia se mi mette la slide finale perché siamo precisi 39 e 40 chiudiamo. Michele Spiccio, velocissimo, abbiamo imparato tante cose, che possiamo vaccinare fuori, che i servizi di prevenzione servono. Qualcuno pensava che non servissero proprio, invece servono ancora e servono soprattutto se lavorano bene con pediatri e medici di medicina generale. Grazie. Grazie Michele 19 e 40 1939, quindi faccio in tempo a salutare e ringraziare tutti. Ho fatto porre questa slide perché è una novità. È un nuovo sito web per le persone, quindi non per gli operatori, ma è molto utile che, secondo me, gli operatori eh, vadano a vederlo. Si chiama La Prevenzione non età e ha proprio la logica di informare le persone perché l'informazione è fondamentale. Di, di tutte le età, non dico i, i, i neonati perché non ce la fanno, però le mamme che o le donne che vogliono diventare mamme, i bambini, gli adolescenti, gli adulti, gli anziani, quindi da meno nove mesi a cent'anni per informarsi, abbiamo visto questa, io ringrazio tutti voi che avete partecipato e nell'ordine Antonietta Spadea, Michele Conversano, Tomasina Maio. Alessandro Rossi, Giorgio Conforti, Giovanni Vitali Rosati, Massimo Agosti, Roberto Ieraci, Pierluigi Viale e Alberto Fedele che ci ha raggiunto sul photo finish. Eh, un grazie a tutti, speriamo che sia stata una bella occasione, siamo rimasti in tantissimi fino ad ora, non do appuntamento a tra tre anni perché l'avete dato voi, ma magari avremo occasione di vederci presto. Grazie a tutti e buona serata.